firmata del titolo, Mattia Ravanelli premerà start e inizierà la sua avventura nel castello delle illusioni. Ma non dell'illusione? Dell'illusione. Vai Mattia. Si comincia, signori. Ok. Funge. Allora, prima di tutto normale. Che easy, non si scherza. Non è neanche tutto il gioco completo, secondo me, in pratica. Normal, infatti. Sound normal. Test lo facciamo tutto adesso o dopo? No, dopo. Test. Allora, amici, attenzione, si comincia. Mattia Ravanelli, Fabio Bortolotti e Andrea Babic su Hitbox in diretta streaming. Giochiamo a Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Mi sono perso la trama, però sento che ho perso qualcosa di importante. Allora, la strega Mivrabel ha rapito Minnie. Sì. E tu, visto che è una burlona, per ritrovare Minnie devi andare in giro per il castello delle illusioni, dove ci sono delle porte piene di illusioni. Ma e attenzione al Master of Illusion. The Master of Illusion. Allora, partiamo con dire che questo è il topolino, come dicevo prima a Fabio nelle prove tecniche, il topolino Maurizio Costanzo, perché è totalmente privo di collo, ha la testa grossa che ciondola un po' Babbo Led. Devo alzare la voce, sì, ma sono a una certa distanza e sono una persona per bene, non è vero. Allora, io parto subito con due premesse, le premesse del coniglio, ovvero che... Che stai... Uno, odio giocare mentre qualcuno mi guarda. Non è già la migliore. Quindi sei nel posto giusto. Ehi. Arrivo, tranquillo. E secondo, io questo gioco non lo conosco. Come non lo conosci? No, nel senso che... No, io conoscevo questo gioco perché nelle pubblicità del Mega Drive si vedeva questo. Ma io avevo il Master System. E quindi io giocavo a Castle of Illusion su Master System. Che era tutto diverso. Che era piuttosto diverso. C'erano i gettoni. C'erano i gettoni. Adesso non mi ricordo perché sono passati questi... Ma i Ghost and Goblins comunque. Cioè, c'è la pianta carnivora, i funghi zombie, uguale. Aia. Mi fa puppare. Allora, la base comunque, per chi non lo conoscesse, va in giro, tira delle culate, raccogli gli elementi raccoglibili, i collezionabili oggi. Non è vero, non sono collezionabili, sono semplicemente gli oggetti che puoi lanciare. Ogni livello ha il suo oggetto che puoi lanciare. In questo caso è la mela. Eric la mela. Ma questa non la... Allora, vediamo qua, Mattia, se ti ricordi. Sì, non mi ricordo se è nel primo o nel secondo. Non è nel primo né nel secondo. Vai dritto. Ma dici la vita in basso a destra, allora? No. No, tu vai dritto. Possibilmente non morendo. Allora, questa è una dei pezzi che mi piace di meno nella vita di Castello of Illusion. È proprio la liana. È qua. Cioè, sei sicuro? Con calma. Qua cos'è? Torna su questa colonna qua. È un po' Dark Souls per me. È un Souls-like. L'hanno proprio detto. E scendi con fiducia qua sotto. Tenendo la sinistra. Tenendo la sinistra? Esatto, e adesso... Tenendo la porca! Ma no, porca... Ma allora, vedi, cioè non mi dire scendi con la tranquillità che allora, ti propria. Allora, mi fa fare delle brutte figure, Mattia Ravanelli. Certo. Ha già perso una delle preziose vite, perché l'obiettivo è finire il gioco senza usare più di un credito. Sì, però anche se abbiamo... Mattia Ravanelli rema contro, vabbè. Diamo le colpe a chi deve avere le colpe. Vedo parole molto belle, intanto dicono che Jungle Hunt dal verso sbagliato. Yahoo! È giustissimo, è Jungle Hunt che va da sinistra verso destra. Basta. Anche un po' Pitfall, è anche un po' Hunkback. E tutta la grande tradizione ludica della storia del mondo in un unico gioco sotto la guida della designer Ekiko Yamamoto. Che poi ha fatto? Ha fatto Quackshot. Ha fatto tutti gli Illusion. Ha fatto quelli belli, no? Basta. Tutti, no. Questa l'ho presa già prima nelle prove, perché dovevi riprenderla? Ma no, perché ci serve adesso. Adesso non ce la farò mai più, io te lo dico. Torna... No, non devi buttarti giù, devi andare con la torna, torna là a sinistra. Col salto e basta. Sì, ce la fai. Cioè, allora, prima l'ho preso... Cioè, ragazzi, questo qua fa finta di saper giocare ai videogiochi, fa finta. No, non è vero, Fabietto, perché non l'ho neanche mai fatto finta. Ma no! Lo sapevo. Ma sei un microfono qui per nascondersi. Ma non ci frega niente, Mattia, di un puntino di vita in questo momento. Ma era così? Sto gioco non me lo ricordo completamente. Sì, eccoci. Allora, in questa sezione di solito muoio 8 volte perché ci vuole della pazienza. Cosa che non è esattamente una delle mie caratteristiche base. Quindi se vogliamo evitarla, la possiamo anche evitare. Ma guarda come sei salito su. Guarda con che classe sfrutti il... Ecco. Bravo, hai preso lo smeraldo del caos. Allora, le stelline ci danno vita. Wow. Sempre, intendo. Ma se tu lanci le mele, perché ti ha ucciso una mela prima?
Non mi ha ucciso, mi ha danneggiato, ma era una mera da dimensioni spropositate. Melomani. Guarda, una vita non ti serve. No, non ti serve. Amici, sì, questo qua è servire. Il momento di spammare il canale, bravo, di darci una mano a far girare la voce, perché Mattia Ravanelli sta entrando in partita. È ufficiale. Intanto vedo gente che dice cose bellissime, tipo Madò che scarso. Allora venite qua voi a farlo. Però, venite qua. Ma non ho capito. Ma c'è la combo? A livello normale è facilissimo questo livello, dice. Sì. Dice già Sonic. Attenzione, Sonic. Attenzione. Bestie, e vai, potevano metterci una vita qui però, dai. E invece no. Che poi non sono vite, sono tries, perché non può morire Topolino. Sono dei tentativi, esatto, tu hai dei tentativi. Da piccolo non capivo, wow, assolutamente cosa volesse dire tries. Poi la vita te l'hai un po' insegnato. Trieste, praticamente. Adesso non vai là? No, no. Non sprecare le mele. E noi no, una valanga perché ho appena preso due. E comunque non è uno speedrun, devi farci vedere il livello, devi... Va bene, allora torniamo di sopra. È uno slow run. Esatto, no, beh, di sopra non c'è niente, hai ragione tu. Qua no, si no, torna fuori. Ah. No, facciamo un po'. Di testate, sì, ascoltiamolo per parlare dell'effetto sonoro della testata, che è tipo un cicioc carino quando che in realtà tra l'altro si sta facendo un male. Che tra l'altro non solo, il salto in... No, in realtà mi fa proprio male questo rumore, c'è cioè un rumore dolorosissimo. Sì. Ma come? No, no, vai là, prendi la stellina. Cicioc, 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 cicioc. Ta-da. Ma subito spooky comunque, cioè secondo neanche il primo mondo è già spooky, già Ghost House. Ma è il terzo quadro che appare e quindi è quasi di default. Quanti quadri ha? Terzo quadro. Terzo quadro, ha 5 mondi con... Aprile e settembre. Esatto, con svariati quadri a testa. Quanti quadri ha? Ah, c'è un nemico di Woods. Esatto, stavo per dire del subito. È il nemico del subito Kirby. Kirby. Che però è uscito nel 90, Kirby. E questo pure. Sì, questo qua era... Questo però autunno Kirby's 90. Kirby's Dreamland, no? Sì. Che bello, poi è un Tengu giapponese in realtà, una faccia nipponica. Oppure è fatto male. Ma è molto bello, perché questo qua è un gioco dell'incrocio del Giappone con l'Occidente, perché era un gioco, ovviamente, con licenza Disney, ma sviluppato da Sega AM7. Che è uno studio che ha fatto delle cose, ha fatto Dragon Force e ha fatto... No, ci vuole ancora un paio di colpi. E ha fatto anche Streets of Rage, lo stesso studio che ha fatto questo gioco. No, Streets of Rage ha fatto Team Shinobi. No. Sì, l'ha fatto Team Shinobi. KM7. Non lo so, era riconosciuto come Team Shinobi. È lo stesso team che ha fatto Shinobi 3, quelli... Sì. Non quello da sala. No, no, ok. Sì, sto parlando di quello. Dai! Sembra poco divertente le prime 12 volte che le mele fanno molto meno male dei salti. Se tu fossi stato maschio... No, comunque, una volta che lo finisci puoi andare a prendere... Che cosa? Lo smeraldo di Sonic, che è comunque un punto che tornerà. Ma perché lui li ha raccolti dopo, per poter poi sviluppare Sonic? Cioè non li avevano proprio per usare nel gioco. Può essere esattamente così. Perché ricordiamo che comunque con questo gioco Sega aveva provato anche a dire: vabbè, ma noi non abbiamo Mario, proviamo a fare che abbiamo Torolino. Torolino. Poi non è proprio evidentemente riconoscibile come la mascotte Sega per eccellenza. No, però va detto che perché Sega aveva scelto Topolino? Perché c'era la storia per cui i sondaggi davano nelle scuole elementari americane in ascesa, cioè più alto Mario come riconoscibilità da parte dei bambini che non Topolino. Per cui Sega e gli sono detto, girati veramente i chitarrini. Perché Sega ha detto, che idea facciamo allora che scegliamo come mascotte la numero 2 del mondo, cioè Topolino. Tanto Mario non possiamo. Pensavo fosse la Coca-Cola la numero 2 del mondo. Allora, qua l'uscita è chiusa innanzitutto. Sì, andiamo a fare... Scusate. Devi fare... c'è della narrativa. È già finito! E lo piglio in culo! Niente, quindi bisogna tornare verso sinistra. Oltretutto uno scrolling subito, con cioè tutta un'evoluzione del livello a sinistra nel 90. A sinistra e in alto. A sinistra, in un periodo in cui proprio è a sinistra. Ma allora, questo qua possiamo dirlo da subito, è un gioco dagli scrolling interessanti. Sì, sì, era una canzone discussione politica. Battiato subito sugli scrolling interessanti. Gli scrolling interessanti. Guarda che bello quando stai sul bordino e fai la faccia di quello che cade. Fai la faccia di quello che cade. Non vai a prendere la stellina? Sì. Guarda che ti romperò i coglioni ma su tutto. Ma non gli serve quello... tutta l'energia. Ma prima si fa tutto questo bel giro, comunque si va qua. Psst.
A me colpisce sempre, sono così tanto abituato a considerare il platform solo come un'entità Nintendo, quando vedo dei game design che hanno uno stile che non è lo stile di Mario, ci rimango un pochettino, è sempre bello. Oh, ma... oh. L'aereo. Quello che scrive dei commenti in una lingua incomprensibile. Cazzo, è vero. Dai, aereo. Hai mancato. Scendere di nuovo. Farlo rispawnare. Non ripassa mai, l'aereo. Ragazzi, sì, questo è un gioco in cui il respawn... ricompaiono i bonus dopo mezzo secondo, di solito. Hanno fatto apposta a flaggare il nemico come non respawnabile. Guarda che... Emiko Yamamoto, la designer del gioco, che io ho conosciuto e poi vi racconterò il mio rendezvous con Emiko Yamamoto. Ma... anche tu voce. Anch'io voce, vabbè. E... mi ricordo cosa stavo dicendo. Comunque era solo... Hai conosciuto Yamamoto? Sì, l'ho conosciuta. Ma questo, di questo vi parlerò dopo, anzi. Volevo cantarvi una piccola... Ecco il raddoppianino che... Ma no, è fatto apposta che tu... Ma quando... no, Mattia! Quando arrivi in quel punto è fatto apposta che lui sia basso per fotterti. Guardalo, Sì, 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 no, è... Prendi molto... energia! Sì, sì, no, stavo facendoti vedere l'aeroplanino. Grazie. E ora c'è il salto della fede di là, che è bellissimo. È la prima versione del salto della fede di Assassin's Creed, questo, nella storia dei videogiochi. Però, pensavo fosse quello di Indiana Jones, però... No, io pensavo fosse quello... No, figurati. Secondo stage di Ghost and Goblins, quando ti butti dal palazzo di ghiaccio in città, è un leap of faith... Vero. Mica da ridere. E tra l'altro lì hanno salti veri. Questo si poteva fare, Vuoi che ti finisca il livello? Non ha la stessa presa di Mirror Edge. C'è un amico... Sorpresa! Amico Polski! Che sta scrivendo delle cose volgarissime, ovviamente, come potrai facilmente arguire. E abbiamo preso la chiave e quindi è comparsa l'uscita. E si è aperta la porta! E andiamo tosti di culo verso l'uscita. Ti faccio il boss. Vabbè, ma senti, quanti quadri ha Mickey Mouse? Mickey Mouse. Allora, qua al secondo piano c'è una stellina. Ah, ma lui adesso spara mirtilli. Io li ho sempre viste come delle biglie d'acciaio. Ma cioè, il gioco si fa più duro, lui passa a tirarti delle mele a delle biglie d'acciaio calibro 40. Mele, tra l'altro, ricordiamo, è il nome della cassetta pirata italiana da edicola di Bomjack. È vero. Io oltretutto vorrei anche segnalare questo pattern di piattaforme che poi Ho capito però se sto parlando. Che poi si sarebbe replicato... Ma dai, ma che in trucco. Sonic the Hedgehog. È vero, nel livello 2. Sì, di nella Sonic... Springer Zone. Ci sono le mele? Ci sono le mele. Allora, questo qua è un pezzo... Questo gioco ha molte idee, alcune carine, alcune del cazzo, come... Sì, io la questa gelatina piattaforma odio, di la budino. Gelatina... Che non ti permette di sparare. No, ti permette di sparare. Però Mattia sta risparmiando proiettili. Sta risparmiando biglie d'acciaio. E se vai giù c'è un segreto? Se vai giù c'è il segreto della morte. Ineffabile segreto della morte. Ecco, questo... Questo pezzo è comodissimo. Bene, ok. Questo qua è un gioco che, ricordiamolo, ha dei salti... Non è brutto, è un bellissimo gioco, una meraviglia, ma ha due o tre salti che sono proprio il fastidio del totale. Questo va fatto fuori così perché poi... Oh. Ah, ma si parla di gusci di tartaruga, che scivolano! E sono però biciclette, questa... Monocicli. Come il famoso gioco per Super Nintendo. Monocycle. No. Uniracer. Sì. Non cadere. Bravo. Perché ci e continuiamo. E cosa c'è adesso? Una vita? No, però si va avanti. C'è la fine del livello, fino a cadi e devi ricominciare. Pazzesco, mi sembrano posti inculatissimi, segreti difficili da trovare, invece l'uscita standard del livello, cioè sì. Questa è la cattiveria. Allora, questo qua è un livello passaggio droga. Esattamente. Questo qua è il livello della cioga, perché guardate cosa succede. Wow! Il gioco va all'improvviso al contrario, no. E Mattia non ci capisce più niente. Ma questo è Galaxy. Questo è tutto Galaxy. Presto, no, switcha. Adesso così cadono anche tutti. Anche i proiettili muoiono. Che ma nel cinema. Là, era super avanti. Cioè, è bellissimo. Un mod 5, se non un mod 7, perché non c'era rotazione, ma c'era questo effetto bellissimo raster. E poi è bellissimo perché ti continua a mandare i mostri più stronzi possibili, ma nei momenti in cui hai...
Attenzione che abbiamo recuperato tutta l'energia. Molto e bene. Continuiamo a tenerla. Tu puoi bannare la gente, Fabio? Sì. Perché? Perché c'è il tuo amico straniero che continua a scrivere robe tipo viva la figa nella mia lingua. Allora, aspettate un secondo. Se adesso tra poco... Sì, facciamo la pausa. Esattamente. Alla fine del livello bannerò un polacco. Vabbè, tutta la vita. È una prima soddisfazione di bannare qualcuno. Questa. Bannare i polacchi. Banniamo la Polonia. Di sì, sì, Vabbè. Allora, forza. Ma mi sta, almeno se vai a destra, vai a destra o vai a sinistra? No, no, vado a destra, vado a destra. Vedi che sono dei genietti. E muoiono i proiettili, così. Ma una combo, niente, è peccato. Cioè, tutte uccisioni in combo, Rainbow Islands aveva già insegnato, insomma. Però tra l'altro è un gioco che a volte ti fa il tranello di farti andare da una parte dove non potresti andare. Allora, adesso alla fine del livello, Mattia, metti un secondo in pausa. Che urge bannare un personaggio che è. Adesso è andato via. È andato via? Tornerà probabilmente. Tornerà. Ha avuto paura. Ha avuto paura, ha sentito in italiano, ha imparato l'italiano, ha capito che. Si è tutto bloccato, amici. Fate un. Fate F5. Allora, però è bellissimo. Grazie a Luke McQueen che ci traduce dal polacco e dice che c'era un polacco in chat che diceva. Lui. Che era eccolo qua. Aspettate che lo banno. Ma comunque le tette va bene per me. No, no, ma non fa un. Cioè, non fa un pelo. Non c'è un filo la sua ragionamento. Pelo soprattutto. Sì. Ban. Adesso ci banna noi per sbaglio. Esatto, adesso banno. Ci autobagniamo. Bene. Chi era? Era un polacco che... Perché? Ma beh, ma c'è la gente che si intrattiene così. Procedo. È uno dei prezzi della fama. Sì. Vai, fai... Allora, Mattia, qua il segreto per questo boss è stare nell'angolino in basso a sinistra abbassato. No, tua. fallo. Ma questo è Wonder Sempre Boy. Abbassato. Ma no, dove vai? Ma ha del pane al posto delle scarpe. Hai i piedi di balsa, ha due piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Esatto, è lui. No, è il pagliaccio dei piedi di cobalto. Allora, secondo me, se tu stavi dove ti diceva Fabio, avevi più già finito. Ha ragione Mattia, lo sto facendo per lo show. Lo stai facendo bene, vai. Guarda che ci sono gli occhi rossi, ha gli occhi rossi. Ha gli occhi sempre più rossi. Fammi vedere le braccia, secondo me tu ti fai le canne, pagliaccio. Le canne. Mi disse mia madre le un canne giorno. Nelle braccia, sì, esatto. Si fa le canne nelle braccia. Molto bene. Guarda come cambia tutta la parte bianca della paletta. Quindi anche i pugni. Hai visto? Bello. È morto con una croce. Super Sonic. È esploso in una croce di fuochi d'artificio. Finiti i primi due livelli, si può fare un cambio. Sì, esattamente. Ok, allora però... io lascio il controller a Babic. No, lo lascio a Fabio Bordolotti. Perché Babic non giocherà questa sera. Vai a prendere due sigarette, please. Babic non giocherà perché è in ritiro spirituale. Perché Babic ha consumato il mana. Babic, come un incantesimo che ha al refresh. Quindi bisogna aspettare un paio di stream perché ricarichi tutto il suo potere di gameplay. Sì. E giochi. A flicchi. Facciamo flicchi insieme da risuonare dopo. Guardate la musica, che bella, volevo dire. Guardate la musica, sì. Babic completamente in agito. No, è la sinestesia. Sinestesia. Poi c'è scritto A, il mio nome, Andrea, un messaggio per me. Indiana Jones, inspiegabilmente, ma mi hai tolto la bellezza di quel tramonto in parallasse, parallattico. Non so se ho i titoli per svelare a chi è che ATMB 82 che non stiamo usando in realtà il joypad briocioso di... No, purtroppo stiamo giocando con un merdosissimo pad dell'Xborg. Perché, ma nel senso che non è neanche quello vero dell'Xbox 360, no, è pure quello di GameStop. Cioè è proprio satanici. È il male del mondo. È il mame del mondo. Però scusa, d'altro canto, non potevamo giocare con l'arcade stick. Non no. C'entrava un cazzo. Cioè, chi infatti, adesso facciamo, adesso facciamo del turismo. Perché sappiamo come si dovrebbe finire questo livello. Oltretutto, io vorrei anche dire
i ponti di legno con i ciocchini con sotto i pesci rossi che saltano fin sopra il ponte. Sempre Sonic 1. Sonic 1. Tanto abbiamo... Tu è Sonic 1 questo gioco. Vai! Allora, l'uscita è lì dietro, dietro questo muro insormontabile. E qua sotto ci sono dei... c'è dell'acqua che non ci uccide, nella quale Topolino può nuotare perché non è mica GTA. È un topo di fogne. E però se noi ci entriamo, a parte che c'è questo pesce piazzato in un modo veramente orrendo che ci costringe a fare questi trick. Ma vedete qua ci riporta purtroppo indietro. È un labirinto. È un labirinto d'acqua. I pesci. È un... il Water Temple di Castle of Illusion. È il Water Temple di Castle of Illusion. Anche è come esatto. Sbattaz. Da Sbattaz of Illusion. Devi andare giù per devo forza. Andare giù per forza e devo tornare indietro con più efficacia. Ma tra l'altro. Io andrei a quella dopo. Secondo me è quella dopo a destra. No. Lo so, allora... capito, ma stiamo facendo lo spettacolo per fare spettacolo, scoprire. Ho sbagliato di nuovo, ma vai. Mona. Ma scusa, anche in Monster World 3 c'è questa cosa qua. Vabbè. Quale vabbè, cosa? Nei turbini che ti portano in giro, le correnti. Ma tra l'altro tutti gli... Allora, per tornare indietro... Io sarei rimasta tipo al muro a saltare e dire... Vaffanculo! Il Kurats è il pene. Quando arriverà uno sloveno potrà confermarcelo. Dopo il polacco, vediamo almeno uno sloveno. Noi se andiamo... forse se andiamo qua ci... se sprofondiamo qua ci fa tornare indietro in una maniera più comoda. Ma tutti i poster di Transformers, The Movie, sono ispirati dal cielo di Castle of Illusion. Metà tutti. Arancione, metà arancione, metà blu. No. Oh. Ma tra l'altro sono mezzi mangiati i pesci, c'è cioè una cosa sì, scary. Sì, sì. Era questo, Mattia? Sì, sì, era proprio questo. Tutto il design di Epic Mickey parte da qua. Sì, è tutto giusto. Tra l'altro, Epic Mickey, quello la versione DS, 3DS del 2, è un tributo orrendo perché si chiama qualcosa Power of Illusion. I poveri illusi. I poveri illusi. I Power Illusion. Che Fabietta aveva recensito per IGN, mi pare. Dandogli una sberla... Sì, uno dei voti più bassi di IGN Italia, quindi 8.8 sarà esattamente, stato, gli avevo dato 9... Dicendo che schifo. Esatto, 9 e la tag che schifo. Che vergogna. Intanto Kick e Dot ci dicono che sono i missili di Roboleon di Daikengo a forma di pesce lisca, i pesci di prima. Ma io non capisco allora, perché. Allora, questo qua sembrava una colata di cemento. Non lo era, però sembrava veramente cemento. Io non capisco perché il vostro pubblico sia fatto di persone che ne sa mediamente il doppio di noi. Perché state seguendo questo streaming, quindi? Perché ci sono gli stream. Vedi che ci sono gli stream fisici nel livello. Questo è un omaggio a noi. È un omaggio allo streaming, ante litteram. Tutto possiamo anche dire che questo poi, livello è una delle acque più brutte della storia dei videogiochi. Questo livello da vedere tutto è tremendo. Sembra un gioco della Data East a vederlo così. Scusa, ma se casca l'acqua mentre stai scendendo saltando ti è molto brutto, sì, mi fa male. Ah, per finire la batteria non sta messo a casa perché succhia. Succhia, allora va bene, basta. Dai Fabietto e dai Fabietto che poi è praticamente finito. Poi non è per niente, non è per niente scomoda questa parte con queste piattaforme così. Dai, è finito. È scomodo. È finito. Ok. Oh, un altro livello. Abbiamo tolto direttamente il fondale per sicurezza. Ma perché ci sarà un effetto, eccolo qua, perché il livello di parallasse background qui se non diventa... lo sai, subito via una vita. Esattamente. Qua se non quest'acqua ci porta, ci toglie energia e ci porta via nel livello. E questo qua, con una scelta di game design molto bizzarra, è Sega che ci fa capire che il modo per andare più veloce è saltare. Perché se non si salta, non si va abbastanza veloci da schivare esattamente questa ondata. Ma sono e pazzi. Anche una dopo. Wow, l'hai fatta il grosso. Sangue è freddo. Sì. Tipo guarda qua... come se la prende comoda. No, no, il cazzo comoda qua. Ok. Questo qua era proprio quello dove il non ce la fai. Cazzo, Babic. Allora, dai, dai che si sta facendo. Sembra il sfondo di Gods. Sì, Sudomagods. Sudomagods. Retro James commenta che livello di merda. E non ha tutti i torti,
Oh, questo è Data East, dai, questo è proprio sembra un boss della Data East, a parte queste ranocchie sbrillucchiocche. Ok, questo qua è... A me invece ricorda uno dei boss di Sonic 3, perché è sempre Sonic questo gioco. Oltretutto anche la grafica è brutta come quella dell'Angel Island di Sonic 3. Topolino e Michael Jackson, no? C'è questa leggenda metropolitana che all'inaugurazione di Disneyland Paris, dentro Topolino ci fosse Michael Jackson. Dentro Topolino ci fosse, certo. Nel senso, nel pupazzo di Topolino. Ma ti giuro, ma ci credevano tutti. Ci comunque credevano Michael tutti. Jackson che ha fatto la colonna sonora di Sonic 3, e quindi vedi che tutto torna. Ma sai che in... Esatto, quello di 83 faceva l'orso Balù. Repetto. Rapetto. Rapetto. Sono a repet. Allora, adesso, dopo questo livello, Andrea Babic, la nostra valletta, porterà una chitarra a Andrea Babic. No, no. Rendiamo qualcosa di più di questo. La nostra... La mia moglie è fantastica, mia moglie è meravigliosa, che ha questa pazienza. La santa Madonna degli scout del mondo. La santa migliore. Protettrice del retro gaming, Santa Marta. Donna di Pistoia. Donna di Pistoia. C'è scritto Taki Kuki Kakitoki. Io le lettere le odio. Le lettere le odio. No, perché prima ero io che ero una sega, adesso sega. Te odi le lettere. Scusa, ma la battuta allora, sega non l'abbiamo ancora fatta. È diventato sentite piccolo. Sentite la raffinatezza con cui si passa. Si tiene lo stesso tema musicale, ma si passa a un altro arrangiamento. Roba da Koji Kondo quasi. La chitarra Babic. Lontano, però, dagli occhi. Questo è molto bello da vedere. Allora, nel frattempo possiamo anche citare, altrimenti non lo farà mai nessuno nella vita, il fatto che un anno e mezzo fa è uscito una sorta di remake di Castle of Illusion. Mamma mia, che brutto. Non è così brutto invece. Dai, è così... no, è una merda. No, non è vero, non era così brutto. Non era così. Guarda che secondo me, tu sei rimasto al nostro discorso che avevamo fatto, post alle E3, 3, avendolo esatto. Provato alle 3, era nettamente peggio del gioco che è uscito a settembre. Ah, e, okay. E per esempio il... come hanno reimmaginato la foresta dei misteri, non mi ricordo adesso il primo livello, qui non ha neanche un nome, quindi... E questo qui, questo pezzo qui con i dolci, era molto molto carino. Purtroppo dura tutto. Allora, il mio obiettivo nella vita è prendere tutte le mele. Ricordiamo che l'autrice del remake è sempre Kiko Yamamoto. Esattamente, aveva lavorato al... Sì, no, infatti, no, era il designer del gioco. Era il designer? Sì, sì, sì. Io ho capito, io ero rimasto qua, a consulente. All'improvviso si capisce che il gioco ha... A meno livelli di quello che... Esattamente, a meno livelli di quelli che credevano loro e dicono «Babbo, ma beccati sta gemma!» Così. Allora, secondo me, Andrea, è il momento in cui, per concedere una pausa da questa narrazione intensa, per concedermi di fare un salvino, perché fai il salvino. Il salvino è una cosa facciamo molto importante. Un salvino. Oh. Il salvino si chiama Asd, voi facciamo non lo state vedendo, ma l'abbiamo fatto. E Andrea, mentre noi fumiamo una sigaretta e chiacchieriamo con voi, Andrea esegue una canzone ispirata da quello che è appena successo. Mattia, in effetti, è più furbo se fai sedere Andrea in mezzo. Ormai lo streaming a casa Kenobit è diventato anche sinonimo di cantautorato videoludico con Andrea Babic. Gli ombrelloni ripiegati e l'estraio, un'altra estate che se ne va, io sono qui a giocare con Mattia Ravanelli. Oh Ravanelli, ma che belli i tuoi capelli. Ravanelli, dimmi dove te ne vai. Io stasera non lo gioco e lo lascio tutto a te. Topolino, Topolino, capocino del mondo infame. Ho visto un topo che moriva per amore, dentro il formaggio senza aria se ne sta. Ma poi arriva lui, Walt Disney arriva lui, e gli dice dai Topolino facciamo un contrattino. Contrattino. 10 Topoline. 10 Topo. 10 ragazze per me, se hanno il topolino. 0 ragazze per me, se hanno il carotino.
Quando io giro di notte per strada, io non so mai che topolino cercare. Oh, per cui io resto a casa, giocare a Cast Love Illusion. Vorrei sapere chi ha detto che il topolino c'erano solo le donne. Viviamo in un'epoca di disforia del gender. Chi? Disforia del gender. Perché io sono uomo, sono donna e sono donna, sono uomo. Ma certamente cerco solo e sempre ancora solo il topolino. Ah. Vabbè. Bene, guarda, direi che il tuo time out così è stato perfetto. Ottimo. Esatto, puoi farlo. E io riprendo il controller e ricomincio la nostra avventura. E io posso fare la telecronaca tipo Ciotti, un po' di quello che succede. Se non l'avete ancora fatto, spammate la serata. E ci avviamo. Facciamo la telecronaca, mi sembra un'ottima idea. Ok, telecronaca. Non la so fare. Facciamo in due, dai, facciamo tipo quelli di PES. Fatta male, quindi. Sì. Cioè, un gioco di calcio moderno fatta male. E si appende ora al cazzo volante Topolino, che spegnendo e accendendo la luce, perché palesemente le liane non sono liane, ma sono i cordini della Abat Jour o della luce a muro. Mattia, hai notato come l'ombra delle piattaforme che scendono scompare prima che le piattaforme scompaiano? No, grazie. Ho notato però le faccette buffe dei libri, ho notato l'orrenda tappezzeria dietro e la morte di Fabio Bortolotti, che ricordiamolo sempre spacca i coglioni a me. Sì. Eh no, vabbè. Che bello quel latte. Intanto che ci bello sono quel queste latte. Ci sono queste piccole larve da, perché insomma allora Topolino è piccolo, è in un mondo gigantesco in questo momento. È un topolino. Guarda le ombre, basta cazzo. Sì. Adesso guardiamo le ombre che scompaiono. Ah! Hai quasi finito. Tra l'altro faccio notare che il verme è uno sprite del NES finito per sbaglio dentro il Mega Drive, cioè Nintendo. Esatto, uno dei punti vita persi in maniera più triste, però. Apprezziamo come al solito l'ennesima informazione di Babi. Babi, ce n'è nessuna delle tue cose che nessuno può confutare, però inventate su Castle of Illusion? Su Castle of Illusion. Certo, sì. C'è una storia molto interessante. Kawahiro Shikimoto, che aveva lavorato in Sega dal maggio 85 al febbraio 79, sostiene. Lavorando a Time Cop. Esatto, lavorava. Stando indietro. Cazzo, Time Cop, esattamente. Aveva sentito dire da Hironobu Kawasaki che le larve erano in realtà sprite a quattro colori per risparmiare colori. Sì, una storia un po' del cazzo, perché sembrava un aneddoto che andava a finire meglio, ma invece guarda un po' cosa è successo. Vabbè, comunque nei commenti hanno citato Clockwork Knight e questa la prendo un po' sempre come una sconfitta per la serata. Ma Clockwork Knight quale? Il 2 peraltro. No, esiste un Clockwork Knight ributtato fuori su iOS. Si chiama Clockwork Knight ma non c'entra niente. Ma questo è un altro dei salti fatti male di questo gioco. Questo è un altro dei salti difficili, complicati, Fabietto, che tu sai fare perché è nelle tue corde. Però sei stato ormai traviato dai giochi Souls-like. I Souls-like. Bel nome, Souls-like. Oh. E c'è una mela grossa. E c'è una mela grossa. E cosa succederà a questa mela? Noi non la facciamo partire la mela grossa. Perché spegniamo la luce. Qua. Ma questo fatto che comunque un po' graficamente avessero finito le idee dopo, cioè cinque un pezzo minuti. Sì, un pezzo no. Lascialo lì quell'aereo, che è solo una mela. Attenzione. Qui c'è però il segreto. Allora, qua c'è della vita. Cioè, attenzione, l'incubo. Vaffanculo! L'incubo ricorrente di Fabietto. E le lettere. Anzi, la lettera, solo la lettera A. La lettera scarlatta A. Andrea, è un chiaro riferimento. Assioma, credevo. Cioè, ci sarà qualcuno che vede messaggi esoterici nei videogiochi, no? Basta guardarli in cielo, ce ne rotti i coglioni. Ecco, visto che ogni volta gli piace questo salto, deve prendere però il salto del caffettino, si chiama. È il salto della quaglia anche. È come la curva delle curve della Formula 1, questo qua è il salto del caffettino. Stefano Ciacchi ci rivela che sembra la carta da parati di mia nonna. Lo è! Urlik Anders dice c'è della morte. Ma no, sono stupido! Sono stupidissimo!
Allora, non dovete pensare che questo gioco durasse davvero così tanto. Ma non è che lo stiamo facendo così. Però sei bello, amore. Sono bello, giustamente dice mia moglie. Sì, sono quelle cose un po' che dice ai bambini speciali. Bravo, bravo. Allora, andiamo là sopra di nuovo, sì, non abbiamo paura. Però bravo. Prima ci prendiamo il checkpoint. Astuto. E guarda chi c'è che ti aspetta il checkpoint, le letterine. Ma in realtà non è un checkpoint, ma è un inferno di letterine. Anche perché lui, bravissimo, hai buttato via tutte le tue. E non solo, ma non riesci neanche a salire là, cioè proprio cornuto. È impossibile. Devi saltare con la lettera. Devo salire sulla lettera. E col rapporto che hai te con la lettera. No. Cioè, siamo veramente all'ABC del platform. Usa le A per no, ma sono A. Sono un... Comunque è un gioco tripla A. Un gioco tripla A. Ce ne sono forse anche qua. No, sì, sì, è una produzione. Ma no, che no, ma io soffro tantissimo con queste lettere, ho paura. Usa la smart bomb. Sono 4 A. Sono 4 A. Perde un'energia aria, restano pochissime. Vaffanculo, me ne vado da qua. Allora, dai, vai a finire il livello. Hai perso tutto quello che avevi. Scendi di qua e vattene. E passa sotto. Salto del caffettino. Con sorpresa caffettino. Ma sarà un tè. È un tè. Se è un tè. È un tè. Perché è anche un po' Alice nel paese del tè. Sì, sì. Alice nel paese del tè. Il secolo. Ma no! Ma dai, ma che ciula badula. Che amarena. Che amarena. Ricordiamo che se il gioco non viene finito con un credito, verrà finito con più di un credito. Sì, sì, sì. Questa clausola seghiana, possiamo dirlo. Oh, questa gara era veramente una morte patetica. Ma l'utilità di quindi aver fatto questo bonus era prendersi due mele? No, è che il checkpoint era prendersi due mele. Dai, è più figo prendere due mele. E via con l'altro. E andiamo al boss. Andiamo al boss. Il boss del latte. Oh, sì. Ed è Super Mario Galaxy. Anche un po' per il drago prezzemolo. Esattamente, è il drago prezzemolo di Gardaland. E io il drago invisibile anche. Però anche un po' Super Mario Galaxy. Sembra il tubo della Spina Wolver. Lo è. Sentite la musica. Però questo tempismo è così così questo tempismo di ma cosa stai facendo? Del Kenobit. Ok. Guarda che sono 16 i colpi che devi dargli. Che vergogna, che vergogna. Più bello che bravo, sono più bello che bravo di... Io me ne vado, ciao. Ok, attenzione! Attenzione! È bravo Babic a giocare. È bravo Babic a giocare live. Non è facile giocare live. Adesso mi riprenderò. Sì, lo sento, è entrato in partita, Questa la fa perfetta proprio, sì, gli danno anche il bonus alla fine. Come vince anche la vita. Senti che adesso, roba. Adesso, per darvi fastidio, non... Speriamo che non mi faccia quello dal lato. E dai. Attenzione che posso fare lo schifo. Sta flickerando ragazzi. Ci siamo, ci esplode. E allora dai, e questo era il boss finale del gioco. Quindi adesso possiamo passare al gioco dopo, dicendo abbiamo finito comunque con un credito. E invece no, perché ci sono altri 75 livelli. E noi abbiamo 0 vite attualmente. Technical bonus 0. Technical bonus fai cagare. Ma cos'è il technical bonus? È quando fai le cose fighe e non perdi 700 vite. Posso salutare una persona? Certo. Vorrei salutare quello che è un po' non proprio un idolo, perché non mi piace come termine nella vita idolo, però insomma una persona che rispetto moltissimo, Federico Della Zonca. Allora, grande. Questo qua è un altro livello orrendamente bastardo. Ma anche brutto, tra l'altro. È il più brutto. No, non è il più brutto, quello di prima con l'acqua. Allora, non spari di qua. Candele. Sì, tiri delle fireball che guadagni con le candele, ma è proprio Castlevania. Sì, cioè... sì, è questo qua è il livello volevamo fare Castlevania. Volevamo essere gli U2. Uno dei più bei film. Sposerò Simon Le Bon. Sposerò Simon Le Bon. Volevamo essere gli U2.
anche sposerò Simon Le Bon. Allora, andiamo. Okay, siamo attorno al 92, secondo facciamo me. Facciamo rispawnare quei, quei cavalieri. Volevo i pantaloni, come si chiamava quello? Sì, beh, volevo i pantaloni, era il libro e poi... E facciamoli arrivare qua. Speriamo che sia femmina. Ma chi è Federico Della Zonca, ragazzi? Se avete sentito da due puntate fa, ho dedicato una canzone intera a Federico Della Zonca, lui lo sa. E lui lo sa. Andiamo in questa zona segreta a prendere quattro candele e due stelline, delle candele anche stica. Però le stelline ci servono perché è un mondo difficile. È un aggressive world. È un aggressive world, anche un po' la palette di Rastan. Abbiamo già sottolineato il fatto che è comparsa un'altra vita comunque, che non fa schifo. Dove? Siamo a due, eravamo a uno, era l'ultima. Si vede che col punteggio... Esattamente. Forse sono passati 200.000, esatto. Ma è allegrissimo. Allora, questo poi è tutto il livello che ha ispirato per buona parte Scud Race di Sega molti sì, anni dopo. Sì, sì, sì. Ma sai cosa? Sono le pagnotte attaccate ai cavalieri, che sono delle baguette, che si trovano anche in Scud Race. Ma la... Cioè, questa sicumera un po' arrogante di Topolino che continua a mantenere questo atteggiamento fastidioso. Perché adesso devo, dopo avere fatto quello schifo di prima, non è di devo riscattarmi. No, no, non di Fabiano. Di Topolino quando sta fermo che muove il culo. Come così. Lo chiamiamo? È dinoccolato? Come si chiama questo atteggiamento garrulo? Ah, dimenticavo che è l'acqua con l'insta-kill che ti fa ricominciare da qua. Più o meno alla fine del livello. Più o meno a casa. Topolino si droga, una citazione di Andrea Pazienza, tra l'altro. Da Ma perché Pippo sembra uno sballato, il suo libro è... Si intitola... Sottotitolo è Perché è sballato. Allora, intanto qualcuno dice Topolino è Aphex Twin senza la droga. Semicitazione. Era in realtà semicitazione di un bellissimo gruppo su Facebook che è... Fabio Fazio è Aphex Twin senza la droga. Ah, è vero, me lo ricordo. Comunque non credo che possa esistere Aphex Twin senza la droga, quindi è un po' complesso. Però potrebbe essere Fabio Fazio. In effetti è vero che ci assomiglia Fabio Fazio. Solo può esistere la droga senza Aphex Twin. Questa è la grande domanda. Ed eccoci qua, questa musica dissonante che mette un'allegria proprio che spingimi nella vena la chetamina. Si mette nella vena la chetamina. Non lo so, pazienza. Anche volendo, credo. Va bene, ma... Se non ti vuoi bene comunque. Così, bene. Un colpo gratis. Un colpo, sì, sì, un bonus. Si chiama bonus tecnico. Invece, Babi, c'è un classico che conosci per ovvi motivi. Pippo, Pluto e Paperino, ospedale militare. Bello, bello, molto bello. Del 47, mi sembra. Della regia di Ted Dabney. No, la canzone. È una citazione di una canzone. Dei Baustelle. No. Una canzone che ha, di cui ha fatto anche una cover il nostro amico... Babalot, una canzone di ritmo tribale. Ma dai. Pippo, Pluto, Paperino, ospedale militare, questo congedo di merda voi me lo dovete dare. Ah, è tipo la roba dei tre giorni è una condizione proprio fuori dal tempo. Com'era quella canzone? Sì, dei Blu Vertigo. La roba dei tre giorni. Probabilmente vista l'età media del pubblico è possibile che tutti abbiano fatto i tre giorni qui. Ma sai che io non ho mai visto, non ho mai sentito il ritmo tribale in vita mia? Mi perdo qualcosa? Sono gli After Hours. Sono gli Ahade. Sono quelli, così come gli Stone Roses erano gli Oasis. Cioè, sono nati gli Oasis, hanno detto facciamo gli Stone qua, come immaginario, no? Certo. Cioè il cappellino, le mani dietro la schiena. Manuel Agnelli è come... C'aveva un po' il allora, mito. Allora qua c'è una cosa molto simpatica. Sono andati un po' fuori. Che... C'era bella. L'acqua della magia che ti uccide subito. E adesso qua c'è un pezzo che mi terrorizza. Ma poi, ma venitecelo a dire che è facile. Vi giuro che mi stanno sudando le mani. Mi stanno succando le mani, mi sembra. Scusate, io commento. Chiedono se qualcuno ha fatto effettivamente tutti e tre i giorni dei tre giorni. Io ne ho fatto uno. Io tutti e tre. Perché... Io ne ho fatti zero. Ma perché non ce l'ho già più? No. Io non ce l'avevo. Hai capito? Davvero. E qua l'uscita è vai a prendere questo diamante nell'abisso. Se lo manchi. Se lo manchi, potrei non volerlo scoprire. Va, finisci in Monkey Island. Se lo manchi. La gemma Indaco. Ci manca solo una gemma, amici.
The Violet. Tanto qualcuno mi sta seguendo perché Manuel Agnelli canta gli After, ok? Non male però i dischi di Edda, dice Chronolor. Edda, il cantante, ex cantante di Ritmo Tribale, che ha una storia bellissima, Babic, poi. È uscito un libro? È quello che è andato tipo, si è perso nella droga, poi nel Tibet, poi è tornato e si è messo a fare carpentiere, muratore. Che bella storia. Questo qua è un livello che... L'uomo che si è sfatto da solo. Sì. Angoscia, attenzione, angoscia, attenzione. Okay. Bravo Fabietto. Angoscia. Fabietto che si è ampiamente ripreso, possiamo dirlo. Sì, sì. Anche perché deve per forza, perché abbiamo sempre quella vita. Esattamente, una vita abbiamo e ce la dobbiamo far bastare. Ma qua cosa sarebbe avere una bella musichetta di Castlevania Bloodlines? Questo qua è voglio Castlevania ma non posso. O anche Contrard Corps. Sì, qua avresti subito le teste di Medusa se fosse Castlevania. Invece hai quelli strelliche. Il contra quello di merda con gli ingranaggi che cadono male. Ingranaggi quello con i lupi di contra. Quello con i lupi. Peccato che non cadono anche le piattaforme su cui stai appoggiando adesso, sarebbe proprio troppo. Qui mi pare adesso per riprendere. Allora... Scusa, Fabio, vai, rimani in tema perché io riprendo poi il mio paragone invece, vai. No. E la torre di Dawn. Vai. Dicevo, è naturalmente sono buona parte degli elementi della Scrap Brain Zone finale di Sonic 1. Quindi questo gioco è Sonic 1. Pipistrello di... Questo gioco è chiaramente Dawn of Sorrow di Castlevania. Ci dicono, in effetti, la torre dell'orologio c'è praticamente sempre in Castlevania. C'è anche Mario Kart, C'è anche Mario Kart, c'è perché c'era in Mario 64. Ma non le prendi quelle stelle, no? Perché no, dici... perché esattamente, vabbè, nel caso dovessi... malugratamente fare una cosa così... Credici, ragazzo, credici! Però qui almeno i colori sono tornati buoni, dai, Sì, sì, belli, belli e lividi. C'è tutta la sofferenza. Io proverei a ammazzare... Tizio. No, mi rifiuto. Hai 15 items. C'è tutta la sofferenza del game development giapponese. E l'ha ucciso, ecco bene. Eccolo, e ci crede? Allora. Adesso c'è la comoda piattaforma sul pendolo. Sul pendolo. No, occhio, occhio. Stai, cadiamo, stai. Non Stella, cadiamo. Ehi, hey, Mickey, stai, super dice. Poi magari adesso ho perso il sync che ci voleva. Vai. No. Intanto riprenditi una stellina, giusto, bravo. Guardate, c'è anche della tattica, non siamo degli improvvisati. Giulia Maggiore intanto arriva e porta subito allegria con Topolino maciullato in un ingranaggio petallico. Era bello petallico. Petallico. Sì, non capisco perché non bullarsi di questa cosa invece di... Siamo i petallica. Vai, petallica. Grande. Sento che cadono perché sennò sarebbe troppo facile. Teste di medusa a forma di pipistrello. Musica dissonantissima, ma mettetemi un tema bello, una cosa... Quella cade, vedo che quella sì, cade. Sì, quelle ferme cadono. Perché se no era troppo facile, allora guarda un po' che ti metto qua e no, ci... No, no, non lo becchi mica. Questi non cadono, molto bene, vai su, bravissimo. Buono. No, non li prendo. Non vi tengo. Buono. Eccezionale, va bene, calma, resta calmo. Non ti agitare per nessuna ragione. Molto bene, va subito spavaldissimo ed ora è tutto in discesa, no, adesso è in salita. No, è tutto che ruota. Comunque. È tutto che ruota, mi sta per venire grande, usa il nemico per superare. Mi sta per venire grande. Ok. Adesso c'è un boss stupidissimo. Che è gamba di legno senza la barba. E senza il naso di gamba di legno. E senza la gamba di legno. Devi andargli vicino. Che bello però lo sprite. Sì, veramente, sì. Qua avevano finito i soldi. Sì, ma già da... Anche la musica riciclella. Devi stare veramente manzo. Stai manzo, man. Salta! Perché salti così tardi? Sei un... Perché, no, perché deve... Quando si sta asciugando la fronte, non è vulnerabile. Devi aspettare che ti arrivi davanti. Come tutti, d'altro canto. Quando sorride... Sì, attenzione però. Ho perso, sì. No, aspetta. No, ci sei. Sì! No, non è giusto. Questo però non questo è giusto perché è o uno ingiusto. O l'altro. No. Questo è veramente ingiusto. Quindi io non adesso non è per attaccarsi delle cazzate, però o dai il colpo subito o dai il colpo dato. Ma abbiamo due continua. No, non di nel più. Senso. Allora, innanzitutto salviamo, facciamo un salvino che non si sa mai. E ci siamo. Quindi stiamo facendo finta di niente? Nessuno parla più, ok? Nessuno parla più. Nessuno tocchi qua ciccio, pasticcio. Che bello il feedback che lui sorride per farti capire che sta per spaccarti la mandibola.
Devi essere un po' più hitbox, però. Sì. Vai a... È veramente brutto questo boss, diciamolo. Cioè, oggi Fabio mi ha detto lo finisco con un credito. Ed era vero. No, vabbè, però questa cosa è un po' brutta, mi infastidisce. Mi infastidisce anche a me perché sto morendo live. Beh, morendo ma d'altronde ucciso... le imprecisioni dei giochi di un tempo sono quelli sono quelle che, sono, che hanno danno creato il carattere al sì, gioco, che hanno creato la leggenda, quindi basta cazzate. Cioè stai praticamente colpendo Fratak. Sorridi. Qua l'ho preso, hai visto? Sì, cioè, ma hai beccato il danno. Perché devi proprio beccarlo sopra, se lo becchi all'angoletto un po' sì. Fai danno, un po' ti fa danno. E non te ne accorgi subitissimo perché intanto salti via e pensi di averlo colpito e basta. Penso di saltare prima un po' in alto e poi a destra. Così. Lo stai facendo arrossare. Lo stai facendo arrossare. No. Ora. No. L'ho proprio mancato. Che angoscia, ragazzi. Zero punti. I sogni di Roger Bravo. Molto bene, molto bene. Fia da mignotta! Che stronzo! Ma roba da Tiger Road! Tiger Road, sta diventando Tiger Road. Pensa di essere su Jet Set Willy, dicono per riuscire a farcela, vediamo se questo pensiero catalizzante può funzionare. Ma cosa fa? Ha un... si gratta? Cosa ha dietro la schiena? Ha un martelletto. Ha un martelletto, sì. Questa era buona, vuole... dicono che è una gufata micidiale da minicar alla giochi di Trieste, dove Federico della Zonca, ricordiamo, giocava. E dice questa è la buona perché ha già pronto il credito per giocare lui. Attenzione. Portolotti accusa la gufata, molto bene. Ho solo un cuoricino. Io sono d'accordo con Stefano Ciacchi che sembra il gigante del fagiolo magico. Sicuramente c'è del fagiolo magico. Sì, sì, c'è del fagiolo. Vediamo se c'è un vero fagiolone o è solo un fagiolino. O se è una taccola. È una taccola! Che amarezza. Siamo fatti fuori un continue su questa cosa. Cioè, vaff. Allora... è molto più difficile giocare in streaming così, ma adesso non faccio perderò io. Neanche qui. Allora, se non faccio questo mi vinci una vita, ok? Va bene. Fammelo un po' studiare, che stavo solo dicendo cazzate. Se lui si terge il sudore non vuol dire niente. Invece quando tira la manata... Manhattan, esatto. Dottor Manhattan, vai. Vorrei che fosse chiaro anche il disegno per cui ho detto eventualmente provo io. Poi dicono che, perché così lo sproni. Esattamente. Dicono che forse giocare con gli occhiali non è proprio un'idea geniale. Invece sì. Dai, è molto sala giochi Sega giocare con gli occhiali a Afterburner. Si asciuga, si riasciuga. Sì, sorride. Foto. No. Non mi andare in sbattimento adesso. Per mani zen. Dicono ora mi sembra difficilissimo. Lo è, ragazzi, perché noi siamo quello che siamo. Audace la paga. Lui è ancora un po' nervosetti. Adesso comincerà. No. L'ha preso. Che cu! Ottimo! Che cuore molto magico! Bene. Ed eccolo, è il boss finale del gioco, attenzione! No. Vedi che ha funzionato questa cosa. Ah, l'ultima gemma. Andiamo a salvare. Però andiamo ad avvicinarci a quello che è effettivamente il boss finale, che è la Master strega of Illusion. Dovrebbe essere anche Master of Illusion da qualche parte. Mizrabel. No. Come no? Venuta da lontano. Mizrabel si chiama. Mizrabel. Oh. Di potenza comunque. Di potenza usciamo dallo schermo, che non è poco. Oh, ecco qua, guarda che bellezza. Super Ghost and Ghost l'inizio. L'arcobaleno delle gemme. Toh, pigliatevele tutte. Ci ha messo un tot e le tira a... Sì, era tanto per fare quello che... un salto che normalmente fa sì. Tranquillamente. Questa scena è quasi identica nel remake dell'anno scorso. Solo più bello. È carino. Schizza l'occhio e se ne boss va. Boss finale. Lui sa cosa... ma è la strega... No, è la strega di coso. Da cui vedi la storia delle mele. E Mini là in mezzo a fare da esca. È satanica questa strega.
Io ho paura, è una roba veramente scary, ma si becca lo stesso la sua mazzata in faccia. Comunque, lancia delle anime, quindi comunque è un po' Souls-like. È un Souls-like questo. Sì, sì, è molto Souls-like. Qua è Ghost and Ghost puro, eh. Cioè, avevano in testa solo Ghost and Ghost. Anche la musica. Ah, si può saltare, sì. Attenzione! Occhio. Bella, bella. Baffa. Ma baffa. Non stai giocando... al meglio delle mie possibilità. No, stai giocando pensando che tanto si fa. E invece... invece non si fa. Ma anche dopo quel boss lì, questo qua è facile. Adesso mi la guffo, ma è facile quel boss lì. Questo boss qui è facile, ragazzi. Attenzione. Culo, culo e sentimento. Due grandi accoppiate. In Triestino si dice più cool che sentimento, quando è più fortuna che... sentimento. Intraducibile. No, ma mi sa che anche da queste parti esiste. Più culo che sentimento? Io lo conosco. Fantastico. Non essendo mai stato nelle tue zone dimenticate dal signore. Magari prima sculi, chi lo sa. No, no, era prima di primo. Topolino, Topolino! Cosa fai nel mio giardino? Mangio pane e formaggino! Ma perché? Dai, smettila di stare lì, che è un fastidio! Devi... lurala, lurala, lurala! Lurala, lurala, strega! Lura la strega. Questo potrebbe essere un commento del nostro caro amico Carlo Barone. Lurala. Lurala. Lurare, voce del verbo lurare. Wow. Dagli Urali comunque. Ma tanto è senza braccia, povera strega. Più culo che anima, dice Bertoncini, giusto. Più non culo, è più culo che anima. Ah, beh, sì. No, no, stiamo commentando il più culo che sentimento. In effetti anch'io ricordo più culo che anima, ho fatto la sconfusione. A Trieste, Lurala. Lurisia. Dovete cantarci sopra Gabri Ponte. Attenzione. 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 Spegnetevi una sigaretta addosso immediatamente. Spegnetevi. È diventata un nano. Guarda. È diventata un nano. Oh. Ma cos'è? E sai chi c'è dentro quel nano? Sto cazzo. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Perché lei non era veramente cattiva. Nessuno è veramente cattivo in Disney. Ma aveva semplicemente una maledizione che l'aveva resa cattiva. Beh, Rocker Duck è un bello stronzo. Ma perché ride? Cioè, vabbè che non è cattiva, ma ride. Cioè, ride, cosa sì, ride? Perché la situazione è ilare. Ah, certo. È ilare la situazione. Ma il castello non esplode? Credevo di sì. Perché? Cioè, non ha senso. No. Comunque anche il giochino perché del vedo esplodere? Del perché... vedo non vedo della gonna di Minnie. Oh sì, sì, la gonna sì. Di Minnie è molto giapponese. Va bene, quindi è finito, Fabietto? È finito, ma adesso, mentre scorrono i titoli e io vado momentaneamente in bagno lasciando via Mattia Zavio Ravanelli e Andrea Babic, noi in realtà adesso andiamo avanti perché abbiamo pensato, dopo questo grande gioco Sega, di mettere i giochi del Mega Drive. Mezza Sega. I giochi mezza Sega, i giochi più brutti che ci vengono in mente per Mega Drive, facendoli giocare a uno dei nostri peggiori nemici qua presente. Chi? Oh, Allora, nel mentre in cui Fabietto vai, così poi a un certo punto torni, è Mirin. È lei, esatto. Emiko Yamamoto. Ah, ricordiamo che avevamo anche fatto questo collegamento tra... Mettiti qua, Babic, così ti vedono. Tra Emirin e... non era successo qualcosa proprio quando stava uscendo il remake, che io e te avevamo parlato, avevamo detto alla fine il nome di quella tizia, cioè avevamo collegato il soprannome col nome vero. Sì, che tu avevi detto Emiko Yamamoto. So che non l'avevo conosciuta, l'avevo conosciuta in Giappone, perché lei era diventata producer in Disney Interactive Giappone ed era la producer del memorabilissimo Spectrobs Origins per Wii. Ti ci ho mandato io a vedere quel gioco. No, mi ci ho mandato sì. Ugo. No, 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 Spectrobs era ancora... No. Ah, era il 2? Sì, era il 3. Era il 3. Mi sto come trasformando in Ringo Starr? Giulia, sto dimagrendo, non dire così, non sono come Ringo Starr. No, ma comunque, ho anche abbandonato nome, l'alcol. La cosa del nome, adesso, dimmi se mi ricordo male io. È sì. Che si sapeva che c'era questa persona con questo nome giapponese, si sapeva che esisteva questa firma nei credits di alcuni giochi, ma non si associavano le due cose? O mi ricordo male io? Non me lo tu ricordo. Tu mi avevi detto una cosa, che ho fatto le ricerche. Ma mi sa che hanno aggiornato le voci su Wikipedia. Cioè, no, no, certo. Perché no, lei, quando ho parlato con lei, mi ha detto: io ero la producer di Castrove Illusion. E invece no, è la designer. Adesso su Wikipedia vedi che Emiko Yamamoto è la designer. L'ho ricollegato adesso. Esatto. L'ho ricollegato adesso. Rifacciamo il giro. E quindi adesso cosa sta facendo lei, Babic? Adesso sta facendo la fame dopo il remake di Castrove Illusion che ha fatto la lei. Fame.
Sì, sai, ricordiamo che il team di sviluppo con cui ha lavorato, che era Sega Team Australia, una cosa del genere, ha chiuso 7 minuti prima che uscisse il gioco, tipo. L'hai detto, Giulia. Come più o meno qualsiasi Giulia cosa Summer collegata a Sega. Allora, quindi io ricordo che ci giocavo su Master System e mi ha fatto venire in mente questa cosa, che c'era un altro gioco Disney per Master System fatto da Sega, solo per Master System, perché Sega ai tempi, anche un po' come succedeva con i Sonic, si vede che magari tecnicamente le conversioni da Mega Drive a Game Gear, Master System, c'è anche un momento molto bello adesso, erano complicate. E quindi faceva giochi differenti. C'era il gioco di Paperino per Master System, che era Donald Duck in Lucky Dime Caper. Lucky Dime Caper. E non ho mai giocato e ho sempre voluto giocarlo. Ciao Topolini! Quindi questo è un po' meta videogioco? Sì, è, in realtà era Topolino che guardava se stesso al cinema, che faceva questa roba qua per faceva un'ora sesso e mezza. Bene, allora adesso... Mezza Sega, questo è il tema che stiamo per affrontare. Adesso... Altro gioco, allora chi allora, comincia? Il tema è meta, è appunto, è mezza Sega. Abbiamo selezionato dei giochi schifosi che vogliamo infliggere agli altri due. A cui però potremmo anche essere magari sotto un profilo legati sentimentalmente, almeno è il caso del gioco che ho scelto io. Allora, per Babic, io direi che partiamo invece... Allora, c'è una regola precisa, appena si muore una volta si va fuori, perché sennò è impossibile, cioè. Per cui si gioca fast. Si gioca fast, ok. Allora, Mattia, ti vado a conferire il joypad per farti giocare alla prima incognita che ci fa giocare Andrea Babic. Quindi... Va bene, prova a trascinare dentro. Forse sì, sì, no, va bene, basta trascinare dentro. Vai. E siamo pronti. Che È già un gioco della Tengen. È un gioco della Tengen. O Tengen, io da piccolo dicevo Tengen. Vai. Tengen, anch'io. Un po' così. Awesome Possum, ok. Attenzione, cominciamo subito con la bomba delle bombe. Awesome Possum kicks Dr. Machino's butt. Questo è il titolo. No, mi sa che non è selezionata la finestra del... Esatto. Adesso scusate, lo è. Ok. Questo bel carattere da... Questo bel font da Amiga. Io conosco Awesome Possum, ma non l'ho mai giocato. È molto bello e secondo me ricorda molto... Mamma mia! Allora, ha un lag di 8 minuti da quando premi... Sì, la cosa più bella è che... Tipo... No, davvero, cioè ha un lag di un secondo. Cioè, nel senso proprio che il gioco originale, cioè è famoso per questo lag, è una roba bellissima. Davvero, sto impazzendo. Ricorda molto Sonic. Sto morendo pazzo, però. Pensate che è la stessa console su cui è uscito Ristar. Attenzione che stai cadendo, cioè, Sonic, poi, è Sonic che lagga e Sonic scatta. È Sonic Strider, il livello di Strider della jungla. Awesome Possum, comunque sono bravissimo, vorrei star qui a... Sentite quanto parla, tra l'altro, Awesome Possum. Wana gana, subito una air jet. Mamma mia! Ma perché tu devi salvare l'ambiente, no? Questo è lo spirito del gioco. Ovviamente. Sta andando anche bene, cioè non sei ancora morto. L'ho detto, si è beccato una sega in faccia. Allora, questo è palesemente post-Sonic, giusto? Perché cercare questa velocità a caso... Sì, preso una corona di spine nelle chiappe... Faccio notare. Ciao Gabrowler. Qualcuno lo paragona a me. Ciao Magico. Alessandro Perlini. Siamo effettivamente delle vette di qualità immense. Stiamo facendo la rubrica giochi di merda Mega Drive. Ma io come li attacco i nemici esattamente? Ma sono dei jet, veramente? Sì, sono dei jet. Ma perché stanno invadendo? Sono scie chimiche, no? Ma cioè... mi serve il super cancel di PES, cioè quando scopri di aver fatto la cosa sbagliata, perché avendo 8 minuti di lag sta prendendo i salti di due piattaforme indietro. Ma poi non ti dà mai energia, cioè continui a raccogliere robe da mangiare. Quanto manca alla fine di tutto? Attento che qua ci sarà sicuramente l'inculella. L'inculella? L'incularella. No. Attenzione, c'è uno con la sega elettrica che ti segue! Ma cosa sta succedendo? È stupendo! Vai su, bravissimo! Ma quanto dura? Sono 82 minuti dello stesso livello, tutto uguale, brutto! Neanche a dire ho avuto una bella idea all'inizio. Fuck off, ha detto! Ha detto chiaramente kick off o fuck off. O back off, forse. Allora, andiamo. Allora che stai per morire. Attento! Ma cos'è? Attento allo scheletro con la sega elettrica! Bravo, l'hai ucciso. Ma non ti danno vita neanche proprio a Stavo poco. Per Ma spruzzare è... birra sul monitor. Ma è un labirinto, nel senso, c'è l'uscita e devo fare qualcosa per compare l'uscita. Evidentemente sì, spero di sì. Forse devi raccogliere tutti gli oggetti perché sennò scrolla all'infinito, no, è impossibile, dai. Sì, tutta la vita! Stava per morire, invece purtroppo ha guadagnato tutta la vita. No, non può essere questo il fatto del... No,
stai per terra. Allora, uno dei giochi. Oppure si finisce il primo livello. Anche se muore o si finisce il primo livello. Attenzione, attenzione. Una domanda. Allora. Una domanda di biologia. No, è bellissimo. Io dico succo di grappa e cracker. No, lo so io. Lo è so di io. Ossigeno. Ah, no, no, è ossigeno. Ossigeno. Ma è palesemente la B, ma che cazzo dite? Grape juice and crackers. E da dove vengono? Giusto, no? C. Quindi è una di quelle robe con delle pretese educational. Cioè c'era questa e Mickey Mac Global Gladiators. Esatto. Poi Mickey Mac, capito? Cioè McDonald's. E avanti così, tutto uguale. Che cosa sarà l'11 del simbolo? Quanti, quanti ricicli puoi fare? No, è veramente, il counter dei ricicli. Quando colpisci un nemico, secondo me ricicli. Se, lame, ma è una roba veramente... Beh, secondo me possiamo anche... Le lame sono... Aia! Che dolore fisico! Aspetta, aspetta, che ho preso il ritmo. Sto per vomitare, 2 frame al secondo. E allora? Le robe che raccoglie sono robe... E allora? Cioè, il primo livello dura 5 minuti, il secondo dura 30 secondi. Attenzione. Allora, in America si usa il più efficiente sistema di illuminazione ora disponibile. Quindi nel 93. No, se in America si usasse il sistema più efficiente... Se risparmieremmo 30 miliardi di ogni anno e ridurremmo la nostra consumazione di energia del 10%, no, non 7%. Non di più. Abbiamo sbagliato anche questo. 25. Abbiamo sbagliato anche questo. Niente. Comunque perché è tutta roba ormai di 30 anni fa, 20 anni fa. Mattia, è il momento di morire? Nel gioco? Sì. Sì, no, anche qua. Adesso ti pugnalo nel costato. Non posso andare avanti. Oh, è cambiata la grafica, però comunque. Mamma mia. Allora, adesso possiamo o che ti uccidi lo stesso, perché sei troppo forte, cioè non... Cioè ammazzi Jet così, capito? Col culo! Spacchi, hai visto come ha spaccato quell'asse, cioè, ma chi è? E vai 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 vai! E muore! Oh, che peccato! Io sento di aver fatto il mio pianeta quest'anno. Direi che è il momento in cui Andrea Babic... Che proprio oggi mi diceva, ma sai che non lo conosco quel gioco, non so quanto sia effettivamente brutto. Sì. Dopo che abbiamo giocato a un gioco bello di Topolino, giochiamo a questo. Sexum Uncorrect. Ma questo è quello che ho scelto io? No. No. Ah, giusto. Allora, lascia la intro che è bella. Ma c'è Bach. La intro è bella. Allora, faccio una piccola premessa. Questo gioco, ai tempi, è stato universalmente trattato abbastanza bene. Cioè, dal molto bene al piuttosto bene. Mi pare un 90 su Console Mania, un 76 forse... 90 su Console Mania. 76 su Game Power. Gente che non capiva un cazzo. Adesso chiamiamo al telefono Marco Auletta e lo chiediamo. Intanto mettiamo hard come... No. Mentre Fabietto... Va benissimo normal, così la gente, così si vede... Era difficile, l'accusa ai tempi era questo gioco è difficile. Sono ma è molto bello. XA. Meglio? Oh, qua lascialo che è bello. C'è proprio fantasia. Ehi, maestro Stokowski! Sai chi ti saluta un casino? Michael Jackson! Stokowski! Michael Jackson che era dentro quel gradino di pietra. Allora, grafica Amiga anche qua. Amiga, gioco brutto Amiga. Hai la magia grossa. No, basta. Gioco bello Amiga, dai. No, dai. Ovviamente le magie ce le hai limitate, eh. Posso accelerare? Posso saltare in testa ai nemici? Sì. Puoi accelerare verso la morte. Però devi premere di nuovo il salto. No. No, non ti fa l'animazione, non cambia l'animazione ma ti permette di saltare sui nemici. Ma è folle sta roba. È bellissimo. La parola che stai cercando è bellissima. Ma puoi accelerare o no? Non ho capito. No, cammini così. Ma dove cazzo va? Beh, è morto? Ancora una. Devi superare il primo livello. Ma no, perché? Ma veramente che l'ha detto quando uno muore. Che cosa succede quando uno muore? E si torna sempre a Babalino. Ma fa cagare, c'è una roba inconcepibile. È una roba inconcepibilmente brutta. Ma non funziona quella cosa che dici tu.
Ti giuro. Quando invece avremmo potuto parlare di World of Illusion. Allora. No, è terribile, via, via. Dopo questo momento di bellezza, io mi becco sulla fiducia il secondo gioco che ci ha dato Babic. Oh, ricordiamo che stiamo parlando sempre di giochi mezza siga. Siga. No, dai. Attenzione, una grande perla della ludografia mondiale. Dark Castle. Sapevo che Mattia avrebbe detto a me piace. No, vabbè, non l'ho mai giocato, me lo ricordo. Ai tempi si poteva avere accesso a un numero molto limitato di giochi, quindi ne vedevo 800, però... Toglierò gli occhiali. In effetti può essere... Allora, io conosco quasi tutti i giochi del Mega Drive per le copertine e le pubblicità sulle riviste americane, e quindi potevano essere tutti belli, in effetti. Ma mi ricordavo il titolo e non lo schifo che vedo già sotto. Gente che lo ama, Dark Gente Castle. Che lo ama. E c'è sempre la musica di Bach. C'è sempre la toccata e fuga di Bach, è obbligatoria. Vai. E dietro, ma è un laser game. È un laser game. Vai, bravo. Hai scelto bene. Ed eccoci qua, direttamente dal Mega Drive allo Spectrum. E via! Questo è il bellissimo mondo. Ed è cambiato il livello come mai. Sì, perché quando muori finisci nelle carceri con la gente che viene uccisa. Mio Dio. È vero. Sei morto perché sei caduto dalle scale. Sei il peggiore eroe di sempre. Sentite i sample, è tutto giusto, è tutto bello. Dei suoni bellissimi. Cade dalle scale e no, muore. No, ma perché cade dalle scale? È un simulatore. È l'unico gioco. È l'unico gioco in cui si muore cadendo dalle scale. È un simulatore di anzianità. Cioè. È un simulatore di danni sul lavoro. Di voglio fare causa al mio posto di lavoro. Perché? Come... È no, bellissimo. Dai, basta, dai. No, non sembra Bruce Lee, ragazzi, perché è ingiocabile questo. Ma è incredibile. No, scusami, devo riprovare. Ah, è proprio. Ma pensa al dramma a. Cioè, voi dovete provarlo. 11 anni di andare a comprare questo perché speri che sia bello, torni a casa e poi per 6 mesi hai questo. Perché esatto. Poi Dark Castle. È Dark Souls, ragazzi. E quindi ogni tanto ci torni. Ma è un Soul-like, del resto. Sì, sì, è un Soul-like. Souls-like. Tra l'altro sei andato su una specie di aculeo e non ti ha fatto niente. Però se cadi dalle scale muori. Ma il rumorino... No, ragazzi, so che sembra che abbia il suo perché, ma se provate a giocarlo e sentite la latenza che ha, non ci potete credere. Cioè, è ingiocabile. Ma così quando è fermo? Perché è un comunista o un fascista? Comunque qualcuno che alza un braccio inneggiando qualcosa. È un eroe che cade. È l'eroe che cade. Ma che è un audio impossibile. E poi come faccio a passare di qua? Spara in alto. Ma con cosa? Con quello, ah, vedi? Con attenzione. Ma tanto c'è Don... spara però in alto. Gli vai sotto. Però prende la scala. Dai che arrivano i miei amici. Hai 58 rocks ancora. Allora... Fai un po' di arco. È insostenibile. Spara di più. No, no, devi sparare. Non lo posso più vedere. Sta venendo veramente un nervoso che fa schifo. No, Donkey Kong. È troppo bello, è troppo bello. A questo punto. Dai a Mattia un gioco. Voi lamentatevi di Assassin's Creed Unity. No, a questo punto. Voglio dire, bravo, l'hai detto. Andrea, ti sei meritato. L'hai detto, fratello. Non voglio guardare cosa mi sono meritato. Ti sei meritato. Lui, oh. Ti sei meritato una grande perla. Allora, questo è uno dei giochi della mia adolescenza. Oh, Demon's Crest, bellissimo, Capcom, 1994, Super Nintendo. Oppure... No, fatti, ma è quello isometrico? No, è quello brutto, è quello isometrico. Allora, sì, è quello isometrico. Scegli il tuo protagonista, sono tutti belli, Goldrock. Ma cerca di sceglierne uno. Ti diamo 5 minuti per scegliere. Ho scelto Goldrock. Oh, allora, attenzione, il dio del male! Contestualizziamo. Gioco, picchiaduro, incontri uno contro uno per Mega Drive prima che si degnassero, cazzo, di far uscire Street Fighter 2, quindi ti pigliavi la peggio soverda, come direbbe Walone. Io e uno dei miei migliori amici ai tempi... Beh, il font è bello. Che ci compravamo i giochi per il Mega Drive. È bello. Uno per volta, e poi ci ripassavamo, lui aveva trovato questo di importazione, dopo che io avevo letto la recensione sulle riviste americane. Oh. Quindi è colpa mia, fondamentalmente. Io sono faccione. Wow, guarda che effetto di trasparenza proprio. Cioè, guarda che bello. Ma guarda che non è brutto lo sprite. No, è meraviglioso. Sì, sì, guarda lo sprite che fa così. E dai, scimmie tipo.
Ma si dice Dalsim o Dalsim? Come è Dalsim? Secondo me l'ho detto con entrambe. Cosa sta facendo? Mi sta schiacchiando l'uomo. Guarda che presina che ti ho fatto, sublime. Mamma mia, che bellezza. Ah, ho capito, io ho preso un personaggio che fa le presine. Io odio i personaggi che fanno le presine. Hai preso un grappler. Anzi no, è un personaggio che si fa fare le presine. La sua specialità è farsi cose. Sono egizio. gold, okay. Sì. Beh, che sto calcio. Ma cosa usa fa? Usa il pugno, schifo, pugno leggero e bolla. Ma che mossa fa? Ma, pugno leggero e bolla. Ma che schifo, mamma mia. C'è una cosa... Non potete neanche sentire lo schifo che fa sta roba. Adesso ho capito che il trucco è tirare calci bassi. No, invece no. Ma perché ci si può abbassare? No, ti devi mandare in basso per fare il calcio basso. Ma sì, ma ammazzami allora. Cioè, guarda, guarda che roba. Oh, allora... Comunque prega il dio del sole. Ah no, hai ragione, quando... non serve. Il dio del sole è Ra. È Ram. Sì. No. Sì, è Ra. Il dio della memoria. Ra è il dio del sole. Quando lo lanci, prega il... Hai solo un attacco. Se ne va l'ultima tacchetta. Però grazie al cielo. Guarda wow. Che effetto fighissimo. È uno di quei giochi che il secondo round io ho la stessa energia. È al meglio dei 5 round. No. No, è già finito invece. È finito. Conta come ha finito Babi su questa cosa? Secondo me sì. Peccato perché era bello, Tocca a te. Vabbè, allora facciamo. Mi sposto. Mattia, io rimarrei sul tema. Non della guardare, non guardare. Rimarrei sul tema della violenza. Sì. E ti becchi un capolavoro dei picchiaduro della storia mondiale. Guardate già la bellezza. Tongue of the Fat Man. Madonna. Slaughter Sport di Razor Soft. Ma non si chiama Tongue of the Fat Man? Ah, questa è la versione americana. La versione americana. Come si chiama? La lingua dell'uomo grasso. Però penso che sia solo questo l'uomo grasso. Sì, mi ricordo il titolo pure di questo e basta. E forse sto a posto così anche. Allora, sono Mondulciccione, signore del palazzo in cui si fanno il combattimento del duro. Palazzo delle botte. Ricordo, solo nella vittoria guadagnerai tu la chiave a... Vedi che è un Souls-like anche questo, comunque. All'anima di ogni... All'anima degli mortacci di ogni combattente. Ma è cominciato? Sì. Ma ho capito, ma un attimo, ma stavo leggendo. Ma non ho scelto il mio combattente. Perché ho vomitato. Ma poi perché... Ma allora, un attimo! Ma un attimo! Ma perché lui ha questo tetto di chiodi sulla testa? Ma un secondo! Non riesci neanche a girarti! Porca troia, ma un secondo... Scusate, porca... Oh, ho fatto il salto del quaglione. No, di là. Ah, perché non hai il controllo diretto come un picchiaduro. Tu decidi dove muoverti e poi ti... Cioè, nel senso... Vabbè, allora... Geniale, genio! Allora, l'omino blu col baffo, con la sparacchiodi, non ho capito cosa avesse in testa, ha ucciso l'omino del vomito, ma adesso riproviamo. Che partita terribile, Mattia! Non sopravviverà il prossimo. Sono sopravvissuto a questo, quindi... Allora, adesso non farò più lo stesso errore. Ho fatto lo stesso errore. Devi spammare i pugni, secondo me. Sì, ho capito, ma non mi dà il tempo. Lo vedi che c'ha questa animazione di sto pigliando le mazzate. Ah! È perché ci mette 12 ore quando io schiaccio il tasto a fare una cosa, quindi se io continuo a schiacciarlo, lui ci mette 7 ore. È un rhythm game, Mattia, è un rhythm game. Col ritmo più brutto del mondo. Così. Pozza di sangue, Mattia. Sono abbastanza convinto che questo sia quello che dovrò pagare per il nuovo Resident Evil 6. Capisco. È John Lennon ai tempi di Sgt. Pepper, ma con la pelle blu. Vabbè, questa è però proprio una cattiveria. Ma provo l'ultima volta, provo. Vai. Lo vedi che c'ha un... Oh! Fagliela vedere, Mattia, questo uomo. Ma è un gioco di... È il karate, cioè è roba seria. Cagate, attenzione. Pensa che questo gioco è uscito nello stesso pianeta in cui è uscito Year Kung Fu. Ma che bello, però. Mi piace soprattutto che solamente, cioè, sono uguali loro due praticamente. Uno è blu, l'altro è giallo, ma lo sprite è quello. Cioè sì, palette swap becero proprio. Bello che ti tira i pugni nella schiena e poi ti appare sopra una grattugia. Vabbè, questa volta è andata... È arrivato lo squalo, è arrivato sì. Lo squalo nel... Perché è andata nettamente meglio delle altre volte. Questo secondo me è nettamente il peggiore che abbiamo visto finora. Ma una cosa... Beh, secondo me possiamo fare di meglio. Va bene, tocca a te, Fabietto. Amici, restate con noi. Tocca a me, non tocca a Babic. Tocca a te, Fabietto. Tocca a te. Tocca a me, allora mi devo beccare il 3 di Babic, giusto? Vai. Via. Mi si dia il controller.
Sega TM scritto male. Attenzione. Ma Alone in the Dark è New Nightmare. È uscito solo in Brasile. No, vabbè, tutto. Però non vale quei giochi del 96 per Mega Drive. Quindi qualità, il 96 qualità. Ricordiamo che i giochi del Mega Drive in Brasile sono usciti fino a settembre, più o meno. Esatto. Ah, ma sto già giocando? Sì, si stai giocando, guarda che effetti che hai. Sei morto, cosa è successo? Come faccio a entrare? Premi start. Ah, con start si entra. E c'è qualità. Ma perché? Cosa deve fare? È bellissimo. Ma cosa deve fare? Non lo so. Cioè, mi ha fatto sfondare. È fantastico. In un abisso di fuoco e non potevo saltare. Aspetta, aspetta, rifacciamo. Rifacciamo. Hai scelto, questa è migliore. Ok. Allora. Ma devi entrare solo qua, puoi entrare solo qua. Ok, salta, rimani, risalta, risaltare sulle piattaforme, salta sulle piattaforme a destra, devi risalire l'ascensore, vai a destra, è impossibile. A destra, vai a destra. Peccato, ce l'aveva quasi fatta il nostro Fabio Kenobit Bortolotti. Che poi finisce così, provaci. Ma di pochissimo. Provaci anche tu che è bellissimo, cioè questo devi provarlo. È un'esperienza che funziona. Ma è bello, cioè benvenuto nel primo livello, l'abisso del fuoco. Secondo me volevano vendere i non DLC della parte che funzionava. Non andare là, vai da un'altra parte. Allora vado di qua. Sì. Oh, così si fa. È chiaro che era una trappola quella, no? Oh. Giustamente dice Gianni Torchio, questo gioco è fatto male da Dio. Ed è vero, perché in realtà, cioè... Ah, ma questi sono nemici! Camminano all'indietro! Aiuto! Attenzione! Via. Allora, ho solo questo. Lavoro. Ma stai scorreggiando? Cosa stai facendo? Ah, no, sono i nemici che spawnano. Ma spawnano talmente tardi che tu sei già uscito dallo schermo. Aiuto! No, un attimo. È molto veloce. Ha un problema vago nella cosa. Nei movimenti, cioè nella fisica. Adesso sì, attento che arriva. Oh! Arrivato. È arrivato. Comunque sto durando tantissimo. Sono verso guarda la fine. Guarda che poi cammina credo. Come quelli che marciano al sì, palco. Sì, esatto. Cammina. Ma perché ho preso una... Non puoi andare, è chiuso. Cioè, scusate. Cosa sta facendo? Grande Super Saiyan, ha imparato a volare. Cambio, devi cambiare il cambio. Ho cambiato il cambio. Credo. Ho cambiato il cambio. Vai, Sonic, vai. È completamente insensato. Bam, sfidate questo. Ale. Cambio il cambio. Ho fatto le flessioni. Sto facendo le flessioni. Vado così adesso, Adesso vado tutto così. Non mi vedono se faccio così. Vai, entra. Ah, perché poi non si tira più su. Ancora! No! Comunque era molto più bello Streets of Rage, secondo me. Ma no, secondo me questo qua comunque ha più stile, a livello di... Ha più idee, sicuramente. Cioè, il primo livello, l'abisso di fuoco, secondo me... Ha carattere. Sì, un carattere di merda, però. Vabbè, un brutto carattere, però. Io poi vedo che vieni investito da dei treni. No, continua così, mi piace. Non so più da dove sono entrato l'ultima volta. Bene, ma non c'è problema, ti tiro una bella... Mi ha sparato! Vabbè, ma stavamo facendo la cosa delle arti marziali, però, scusa. Io salterei, perché... Il protagonista è Lorenzo Lamas. Vedo sì, che questa sì, cosa chiaramente funziona. Lorenzo Lamas. Questa sì, cosa sono che i pantaloni di Lorenzo cioè, Lamas. Ma io credo di poter fare di meglio quanto in una manca? Settimana di Game sei Maker. Sei quasi arrivato, è cambiata la grafica, attenzione. No. Guarda sì. Che posso atterrare facendo questo... Perché? Io devo sempre premerli tutti? No, va bene. Aspetta che prendo il teletrasporto come al solito. Che sale così. Vai, ci sei? No, non ci sono. Non è vero. Perché? Chi lo sa? Mi piace molto come atterra con grazia. I nemici spawnano facendo moonwalk. Devi usare il cambio. Così torni indietro. Attenzione, no, hai ancora 10 secondi e poi toccherà a Babic. E poi sei morto. No, ma sei anche morto. Tocca a Babic. No, basta, io cambio il gioco, sì. Babic. Riusciamo a fare il cambio anche di postazione? Sì, no, tutto qua, dai. Oh, Barbie Supermodel! Troppo facile con le... Ti piace vincere facile? No, più facile. Avevamo detto per bambini no. Togli il mouse. L'hai tolto.
Senti, potrebbe essere una musica di un gioco Taito, comunque. Ma in realtà è un grande capolavoro. Uno, dai, lo chiamo da soli. Cioè, il mio nome è Jam. Di qui stanno facendo il film, ricordo, eh. Sono una commediante. Davvero, però. Sì, sì, è bello anche. C'è con Sandra Bondage e Milena Kuraz. Vabbè. Allora, camera takes you up to make room. Shopping bag, ok, easy. Vai. Easy. Posso accelerare innanzitutto? E non troppo, perché comunque sei la Barbie. Prova a uccidere la Barbie. No. No, ho fatto sulla patente. Ti tolgono dei punti Barbie. Sorpasso sulla destra, come è giusto fare. Oh, allora. Via punti Barbie. Hollywood. Ma non posso neanche saltare? No, non posso neanche saltare. Dovresti saltare in giro per Hollywood in macchina. Ed è il livello finito. Beh, non era male però. Attenzione. E questo qua era un gioco estremamente sessista che dava per scontato che le bambine che giocavano erano delle rincretinite che facevano questo minigioco che era premi C due volte e premi B. No, ancora. Oppure che vanno in giro in macchina compendo agli altri delle altre persone. Ma sta scherzando. Vai, bravo. Ma perché me lo fa fare infinito? A, B, C. Quello è B. No, devi fare... Devi fare... B è quello sotto. È verde là, sì. Scusate, in realtà questo giustamente... Devi fare anche le direzioni. Sì, sì, ho capito, ho capito. Adesso ho capito. Oh, là. Oh, fatelo di nuovo. Ma perché? Ma sei scemo. Le direzioni. Giù. Ma contemporaneamente? Sì. No. No, secondo me. No. B. Su, è vero, no, è B. E via, fatta. Ma mi stai pigliando? Fai start, magari. Ho fatto start. Ah, ma perché quella era la practice room e ti fa fare l'infinito la stessa roba. Stai facendo la pratica. In effetti. Beh, ci sta, Attenzione, attenzione che questo frecchettone. Sì, sfatto di droghe in giro per Hollywood con la tavola da surf. Cioè, la mia giornata è andare attraversare la città. Adesso c'è un cane che sta guidando. È un cane. Quindi. Devo prendere la B. Una macchina fotografica. Allora, abbina Barbie alla copertina. Quella giusta, Barbie. Chissà come. Sappiamo quale. Cazzo vuol dire sta cosa? Scusa. Sto per stare male. No, vabbè, ragazzi, non volete veramente che gioco a sta roba, cioè. Lo stai facendo, Babic, lo stai facendo da 10 minuti. Ah, c'è il randomizer, attenzione, molto bello. Dai, buono così. Buono così. Ok, va benissimo. Perfetto. Era quasi giusto, attenzione. Ma perché, giusto per cosa? No, come l'hai fatta tu. L'ho fatta quasi giusta, sì, l'hai cioè, fatta tu. A caso, ma non fatta apposta. No, guarda che l'hai fatta tu, era di... non c'entra niente con quello. Ah, era random. Sì, match secondo me non è ancora. Era quasi uguale, Era quasi uguale, l'ho fatta io. Vabbè, ragazzi. Bene, Mattia, sei pronto? Ho avuto anche il dubbio, era quasi uguale a quella che ho fatto io. Ecco. Guarda, prova di nuovo. Purtroppo sei stata licenziata dal mondo delle nulla facenti cretine. Cosa avevamo, quindi... al terzo o al quarto di Babic? Abbiamo fatto il terzo, mi pare. Quindi sì. Facciamo il quarto. Ed è tutto tuo, Mattia. Vabbè, qua ho giocato sporco. Qua hai ho giocato sporco, ma hai fatto bene. Babic, perché Mattia, Babic, è pur sempre stato il capolavoratore di Nintendo ufficiale. Allora, spiegaci. Siamo sul Mega Drive e questo è il clone di un clone di Mario, di un Mario All Stars sostanzialmente. Fatto da dei coreani probabilmente. Ah, però fa cagare. Però fa cagare e guarda come si muove Mario, cioè... No, che cattiveria, no. Mario, no, che... no. Mario è tipicamente analogico. No, 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 è tremendo. No, no, è tutto sbagliato, no. Vai. Guarda che bei, no, colori però. Si scordava il Super Nintendo questi colori. Prendi il fungo, dai. Bravissimo, il fumo non sa. Ma è maledefico. E non succede niente. Guardate adesso, anche... io adesso ci gioco io. Però prima della fine devo passare un secondo. Dai, speedrun. Pad a Fabio perché non ha idea non di che cosa sia il. Infatti, secondo me non si capisce quanto è brutto. Entra dentro. Ma non si può fermare. Cioè, io qui non sto. Okay. Non si può entrare, va bene. Salta, c'era la vita lì. Bellissimo, con i suoni rippati tra l'altro del Super NES. Qui non salta perché c'ha. Secondo lui c'è ancora il blocco, lo vedi? È fantastico, è fantastico. Vabbè, ma quando c'è la qualità e il testing. Non serve tutto il resto, anche se l'idea non era loro però la prendi il laser, qua. Il laser negli occhi del piccolo sacchiotto, vai. Cos'è il laser negli occhi? Niente, niente. Ma che meraviglia. Sentite l'arrangiamento di pregio, però. Con i tempi sbagliati, cioè, fantastico.
poi anche si mangia, si mangia il pezzo di battuta, bellissimo. Dai, forza. Vediamo la bandiera. La bandiera la... Non è possibile. Non puoi farlo, è impossibile. Il tema è di Mario in FM. Allora, mo la smettiamo questa porcata. Prima Fabietto fa tre salti. Guarda, 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 il fuoco d'artificio, aspetta, vediamo se c'è il tema sotto, se è fatto proprio bene. Sarà sicuramente, è un tema in 13 dodicesimi, sarà sicuramente fatto bene. Senti che roba, senti che robetta. Oddio! Ed è giallo! Ma è fuori tempo la musica, hai visto come, come caga in gettoni quelli? No, basta, no, basta. Ma è... Cioè, bisogna impegnarsi. Però voglio vedere se c'è il warp. Filippo H, c'è una cosa interessante. Oh, certo che c'è il warp. Filippo, non è, sembra che sia stato fatto contemporaneamente. Cioè, che gli stessi abbiano fatto la versione con Mario e la versione con Sonic contemporaneamente. Tanto che alla fine di questo gioco è rimasta la frase no. Sonic, thank you Sonic, anche se sei Mario. Bello quel salto. Ma quale versione con Sonic? Esiste una versione sempre per Mega Drive, uguale identica, che è lo sprite di Sonic, no, che è versione sonicizzata. No, 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 devo vedere il warp. Il, basta, il basta, warp. No, no. Ma no, Fabietto, dai. Non c'è il warp, ok. Il warp è quello che si ottiene, allora, verso una vita migliore, allora, se smetti. Allora, vediamo. Guarda, guarda che bella anche la pausa. Cambio, sì, deliziosa. Ma io ho giocato, basta. E tu ne hai... Io ne ho fatti tre, tu ne hai fatti tre. Beh, allora... Tocca uno di Fabietto. Se Fabietto, giocatene uno. Infatti, Babi 6, non ci pensi più. Babi 5. Babi 5. Vai. Me lo faccio io. Vai, via. Vai. Spero che vi stia piacendo questo esperimento. Ma oh, questo si può fare una volta a settimana. Finalmente un po' di Giappone. Ultraman. Vabbè, allora spoilerà tutto. No. Mamma mia. Forse è più bello il Babic 6, però. Eh beh, ma te, avremo anche quello. Ah, guardate già che bella silhouette fatta bene. Vai. Stage 1. Attenzione. Voilà. Combatti contro Gururro. Che pesa 25.000 tonnellate. Vai. È Giuliano Ferrara del videogioco. A proposito di Gururro, devo ringraziare ufficialmente, sì, me lo ricordo proprio questo, ufficialmente Babic per avermi fatto scoprire, anche se non lo sa, il pane Karasawa. Hai visto come la vita dell'uomo a volte sì. Bellissimo, forse non è così brutto, questo. Beh, allora, vabbè, rispetto agli ultimi tre che abbiamo visto, rispetto a quello di prima, è oro. Però fa comunque cagare. È horror. Guda! A calci nelle palle! A Bemular, si chiamava Bemular. E tu sei Ultraman 2, però. È importante, perché... Come sapete, in Ultraman c'è un tempo limitato in cui si può essere Ultraman, dopodiché si muore. E succederà anche qui, vedo. Presona con urlo campionato, super clippatissimo. Gli alberi sono in parallasse inspiegabilmente... Come inspiegabili? Dai che ce l'hai fatta! Finish, dai, fai la finishing, dai! Bella! Ma è morto, scusa. No, ma sei morto! No, devi fare la finish. E come si fa? Sta recuperando energia, vai. Finish. Dai, finish. Dai, Fabietto, però. Ma l'abbiamo provata prima 10 volte. Si allontana. Usa gli altri tasti. Prima finish. La sapevi fare. Finish, vai. Ok, grande. Finish. Niente, calci nelle palle per Fabietto. Ma forse è un banner pubblicitario del quello per la lavastoviglie. E finish. Finish. No, se non gli fai la finishing... Ma è... Come la si... Vabbè, dai, metti Beastbot 6 e non ci pensi più. Basso e tasto speciale, gli dicono. Basso e tasto speciale. Basso e tasto speciale, eccolo lì. Basso e tasto speciale. Ma qual è il tasto speciale? Il tasto speciale. Sono tutti tasti tremendamente normali. Oh, io gli sto facendo un culo così. Però. Basta, è stato bello. Eccolo, e lo schiva. Poi c'è quella barra sotto. Slautus. Ancora vivo. Me ne chiamo fuori. Fatti finire tu. Oh, fatti finire. Così tu non ti sei fai finito. Finire niente. Beh, è più abbastanza finito. Vai con Babic 6. Babic 6, Mattia. Ti aspetta. Spero sia quello che cerco, perché non l'ho ancora visto. Oh, no, vabbè, ho capito. In realtà, incredibilmente, ho dimenticato di mettere il gioco porno. L'unico gioco porno Mega Drive. Pazienza. Quello in Thai. È un hentai con una parte shooter che è agghiacciante. Una parte, sì. Allora,
Janus. Experts, ragazzi, si parla di experts. Ma io poi ce n'ho uno per te, allora, Andrea. Cosa sta succedendo? Begin Your Mission. Cos'è? È un gioco bellissimo, Mattia. È il gioco... È il gioco mezza sega della serata. È bello come Resident Evil 6. Però c'è più tattica. Vai, puoi scegliere tutte queste cose che non hanno nessun senso perché non hai mai giocato e quindi non hanno senso. Ok, vai, premi start e via. Non vai. Non tirare le nasate al microfono. Allora. Vediamo se riesci a cominciare a giocare innanzitutto. Allora, sì, Primary Mission Info, io posso cliccare, mi dicono delle Stefano cose. Stefano Ciacchi, magari fosse Syndicate, vai, magari. Scegli qualcuno, vai, scegli uno di loro, vai. Ok. Poi posso spostare questo fatto, questa X. Sì, è chiarissimo, no? Lì. Vai. No. No, non succede niente. E però qui non succede niente. Però se invece... Sì. Esatto. Ok, vai sì. Giù e fai ABC to level, ABC move to level 8W. No. Sì. No, ma... Ce la devi fare, io voglio vederlo questo gioco, non è questo il gioco. Prendi l'ascensore, metti tutti on guard. Grande, come fai? Oh. Ho schiacciato start per l'ennesima volta. No. Era tipo la protezione da copia. Ma comunque siamo non è successo niente. No, perché la porta è chiusa. Cioè, vedi la porta dall'esterno e non ci puoi, è bellissimo. Questa invece si apre, ed eccoli qua. Un pugnetto timidino. Cucù. Ma che cos'è? È Guile. È Guile con le braccia sproporzionate. Allora, aspetta. Se io schiaccio un tasto fa questa cosa, guardate. Fa questo passo del minchia. Questo è già più comprensibile, questo è comprensibile, questo no. È una schivata, in realtà. Guarda come cammina bene. Vai, combatti contro... contro un pezzo di gomma. Si chiama pezzo di gomma. Ma tu pensa che c'è qualcuno che nel... Dio la uccide. Pensa che c'è qualcuno che nella vita ha fatto parte di un team che faceva questo gioco. Ed erano convinti che fosse fighissimo perché erano tutti coder. È un classico. È figata, hai visto che graficone? Dai, fagli arrivare Dio che lo distrugge col raggio della luce. Bello. Ma questa musica è tipo un drone... Sì, è dronaccio, però. Un dronaccio. Si rivolta, molto bello. Ma va avanti comunque questa cosa? Va avanti. Sì, è bellissimo. Hai anche la pistola, comunque, sappilo. No. C'è scritto là. Hai 40 proiettili, però non ha la pistola. Oh, aspetta, l'ho tirato fuori. Come hai fatto? Beh, e poi la rimette a posto. Bellissima, potentissima. Bisogna schiacciare due tasti assieme e non si può muovere con la pistola. È un po' Resident Evil. Ma davvero due tasti assieme? Tra-la-la. Guarda come cammina. Tra-la-la, 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 tra-la-la-la. Oh, molto bene. Ma qui è venuto fuori scritto una... No, è stato un caso. Sì. No, ti dice che ci sono 17 gradi, fa un po' freddo. Oh, ma lui comunque... Guarda che momento comodo 64. Questo è proprio... Allora, secondo me devi andare lì. Qua dove c'è quel pannello lì, è un pannello, chiaramente. Ma totalmente no, possiamo chiuderla qui perché non puoi fare un cazzo. Allora, secondo me, Andrea, è il momento di chiudere con te. Con te... E dell'eroina, però. Con anche. Te che giochi a questa perla della ludografia mondiale che ti aspetta. Oh, babici. È una... Grande, grande, grandissima perla di Electronic Arts. Gauntlet 4. Cazzi. Oh, Sword of Sodom. Guardate che bell'effetto, Amiga. Assapora anche l'introduzione, assapora tutto perché è proprio bello, 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 bello. Capito che l'hanno fatto la Enterprise, cioè non è la Enterprise, la Enterprise. Mettimi focus. Grande musica. Oh, numero di... Heroes 3. Difficoltà normal. Vai. Chi avrò mai scelto? Oh, bella introduzione. Grazie Fabio. Proprio bella. Goditela tutta. È questa. Andrea Babic esegue Sword of Sodan. Che non so se sai quanto è bello. Cioè, sai che bellezza aspettarti.
È il gioco che Miyamoto non ha saputo fare, questo. È una persona diversamente alta? È una persona diversamente animata. Però posso raccogliere l'Ethereum, che è tipo l'Eternit, e muoio. Eccoli qua. È molto bello. Appare la scritta Moritz for each enemy. Non è male punzecchiare questi gaglioffi. Che poi guarda, hanno anche le barre di energia sotto. Cioè, ma raffinati. Perché hanno l'elmo del poliziotto? Cioè, sono tipo tenuta antisommossa. E hanno delle bandiere in mano. Ma l'unica mossa che posso fare è veramente... Ah no, c'è anche questa. Ma poi oddio. Che è successo? Morta con le budella di fuori. Ma perché? Anche lui, tiè. Ma cos'è questo suono sotto? Cicale. Quando smette di essere bello poi no, ma è ancora bellissimo. Tra l'altro... Che sono le cicale. Che bello. Cioè, vorrei conoscere il sound designer di questo gioco per sputargli negli occhi. Non ha frame animazione praticamente, per cui il trucco è sparare senza... Ma ha due frame. Sì, on off proprio. Dai, hai fatto dei grandi passi avanti. Questo scrolling perfetto. Cioè, c'è un tasto solo per girarsi. Sì, c'era anche nell'altro gioco orrendo di prima. Le armi hanno la bandierina perché loro ti offendono con la loro nazionalità. Sì, sono... Cioè, non è un'ascia, è una bandiera, è una picca con la bandiera. È la bandiera bianca, cioè loro si arrendono uccidendoti. È un bellissimo modo di arrendersi. Ma poi, sai cos'è? Anche vario. Cioè, questa cosa che non ripete se stesso troppo... Ma tipo, ma che proporzioni ha la tipa, poveretta? Ma cos'è? È Budellaz! Ma posso usare le magie con il sopra? Cioè, posso usare... No. Ah sì, se metto pausa, vedi? Puoi prendere e te la spari giù per il gargarozzo. E cosa fai? Come le usi? Niente, Le puoi toccare, esattamente. Delle ampolle. Ma cos'è quella roba di bottiglie? C'è uno che sta facendo delle cose dietro, comunque, mentre tu combattevi con l'altro. Devo Sword of Sodomita. Ma sono le bottiglie... Secondo me è la forza delle bottiglie... No, ancora, basta. Adesso c'è un nemico nuovo, però, eh. Ah, sì, eh? Sì, questo qui è nuovo. Ma posso almeno fare tipo Golden... È un po' Golden Axe, possiamo dire che è un po' il Golden Axe bello. Cioè, ma tu pensa al povero bambino che ha ricevuto questo... Sta arrivando il livello nuovo. No, ma non vedrò mai livello nuovo, però, perché mi ammazzano subito. No, ma dietro non ti ammazzo, dietro fanno altro. Babbi, tu devi lasciarli fare finché sono dietro. Concentrati su quelli davanti. Hall of Fame. Ed è subito Sarrican. Ma è agghiacciante, grazie sto per vomitare. Bene, Andrea, è il momento di salutare il nostro pubblico nel modo che ormai ci è più familiare. Grazie amici per essere stati con noi. Rimanete con noi ancora un attimino, perché il nostro Andrea Babic vi saluterà con qualcosa di ispirato a quello che abbiamo appena fatto, a questa bellezza incredibile. Anzi, potete scrivere le vostre richieste, sapete come funziona. Esattamente. Stockhausen. Se non avete ancora fatto, cliccate su follow sul canale e... Potete chiedere delle cose ad Andrea Babic e Babic le suonerà. Fai una canzone sul mio cane, Mr. Chuck, forse è un filo troppo personale, però in però se hanno Sega... a che fare con i videogiochi e con Sega. Intanto vorrei raccontare in musica il mio incontro con Ekiko Yamamoto, l'autrice di Castle of Illusion, che abbiamo giocato poc'anzi. Però non l'ho preparata, per questo devo pensare un attimo a qualcosa. Per Ekiko, tu guardi il Mega Drive e non ti fermi mai. Riesci solo a farti male spendendo soldi. Per Ekiko, ho comprato questo 16-bit. Per Ekiko, ho lasciato il Super Nintendo in negozio. Ma tanto, il Super Nintendo non è ancora uscito. Per Ekiko ho aspettato Castle of Illusion giocando a Altered Beast. Mi son fatto veramente tanto male. E poi io l'ho incontrata in quel del Giappone. Perché sempre Battiato, anche se è una canzone di Alice. Torna sempre Battiato. E io l'ho incontrata in quel del Giappone. Mi ha detto vieni a cena con me. Ed è tutto vero, ma eravamo in 15.
tra cui un giornalista francese che le buttava le bave. Non che fosse bella, ma era Kiko Yamamoto. Non che fosse alta, ma certo era ricca. E allora io e il giornalista francese ci siamo guardati negli occhi come in Karate Champ quando sfidi il tuo avversario. Andrea, sì. C'è dell'emozione nell'aria, c'è dell'amore nell'aria ed è il momento di fare flicky flicky insieme. Giornalista francese, t'ho mandato a quel paese e con Kiko Yamamoto ho preso un taxi verso l'ignoto e gli ho detto: ehi, ci stai, flicky flicky con me, facciamo flicky flicky insieme, dai. E ci stai, flicky flicky con me, amica Kiko Yamamoto. E lei mi ha detto no, perché sono sposata, e no, perché la mia religione mi impedisce il sesso anale. Io le ho detto guarda che volevo solo parlare. E si è spogliata e Kiko Yamamoto, ma era dentro il mio sogno e purtroppo era solo un sogno. Bagnato in hotel, mi sono alzato e sono andato nel gabinetto che mi parlava ed era caldo, e Kiko Yamamoto, e Kiko Yamamoto. Apro il rubinetto della vasca, mi saluta in giapponese e intanto il bidet sprizza acqua da tutte le parti. Che? Forse dovrei chiamare il cameriere della concierge, ma invece sto lì e penso a De Kiko Yamamoto e mangio dolcetti di riso che si chiamano Daifuku. E Kiko Yamamoto col giornalista francese forse è andata in albergo, investighiamo. Esco in ciabatte, questo albergo è tipo Shining, ma procedo di notte. E lui attraverso la porta mi dice Tsuki, e io invece ce l'ho. E Kiko è qui tra le mie braccia, credo che non ti piaccia, tu ci lasci la faccia, ma va vai via. Sento gemere Kiko che sta già concependo un livello a quackshot. E Kiko, questa storia è finita e a me restano le dita. Vai, questa è dita nel senso. Molto, molto bello. Sì. Allora, Andrea, generale, sì. La sai? Sì. Generale su che... Mattia, generale su che videogioco potrebbe essere fatta? Generale, in che senso? È generale, la canzone. Generale. Ah! Un gioco Mega Drive, sì. Un gioco Mega Drive. Generale su Streets of Rage. Generale, questo Yuzo Koshiro, senti che robetta che ti fa suonare. FM puro e c'è il PCM, e nel primo gioco era ancora normale, ma man mano che avanzi verso il terzo episodio diventa tecno di quella pestona, diventa roba che Raffaele sogni se la spara in vena. Generale, questi pugni di rabbia ti affondo spesso dentro la mia sabbia per non far sentire questo urlo potente, questo urlo 16 bit che romba roboante e schiaccia Super Nintendo con quell'SPC-700 che è fatto dalla Sony, ma non sono contento. Ah, non mi piace quell'orchestra, sembra un Mellotron, sembra una merda. È Mega Drive, è Mega Drive, è Mega Drive, meglio dei Drive. Non veniva nessun'altra rima con... Generale, la console war è finita, ha vinto il NES che è una console passata, questo Mega Drive che c'ha 300 giochi che non vendo niente. Aspettiamo Super Mario, Super Mario War, che quello lì su Facebook ha detto che è brutto perché ha solo 4 megabit, che lui preferiva farsi le seghe con le PCB. Lai lai la la,
Mega Drive. Chi era il tema della canzone? Generale. Streets of Rage. Va bene, stato bene. Allora, avete ancora una canzone di Babic. Giocatevela bene. Fate una richiesta. Fate una richiesta, sennò la facciamo io o Mattia Ravanelli. Intanto che voi dite una richiesta formata, pensatela, io faccio colpa del freddo che ci mi hanno chiesto con la storia di Emirin che torna a casa con il francese. E sono le 4 qui in un hotel di Shibuya. E sono nel 2000. Ho intervistato un giornalista giapponese che mi faceva da interprete, ma si inventava tutte le domande. E adesso cosa cazzo scrivo? Cosa scrivo? E scriverò di Akiko Yamamoto, che se n'è andata con quello scroto. Vabbè, non mi viene nessun'altra rima, mi dispiace. E glielo ho detto io con Emiko Yamamoto, ti sarò devoto come a Shigeru Miyamoto. E poi francese che gli ha detto: cara, io sono un mezzo sangue, sono un mezzo giapponese. E le ha pagato tutte le spese per fare quackshot. Era un miliardario, truffatore, l'hai violentata e lei è scappata. È venuta a casa mia nel cuore della notte a Shibuya o forse a Shinjuku. Le ho detto andiamo in una sala giochi Sega, solo lì sarà sicuro, protetta da dei cabinati grandissimi che coprono le grinfie dei giornalisti giapponesi. Vai, 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 vai con il Mega Drive. No vabbè, niente. È stato bello? Bene, ma in realtà potresti fare vai vai col Mega Drive per salutare il pubblico. In fade proprio. Ah, il tema di Mickey Mouse da Full Metal Jacket su Castle of Illusion. Dice un proverbio dei tempi andati. Voi dovete ripetere. Dice un proverbio dei tempi andati. Meglio soli che male accompagnati. Meglio soli che male accompagnati. Io ne so uno più bello, sai. Io ne so uno più bello, sai. Meglio soli con il Mega Drive. Meglio soli con il Mega Drive. Super Nintendo nel culo me lo prendo. Super Nintendo nel culo me lo prendo. Master System in becco Zenga. Master System in becco Zenga. E in TV c'è Giorgio Mastrota. E in TV c'è Giorgio Mastrota. Gioca il Mega Drive, sta fisso a rota. Gioca il Mega Drive, sta fisso a rota. Super Nintendo, io ti aspetto qui però. Al Mega Drive io giocherò. Mega Drive, Mega Drive, viva il Mega Drive. Perché c'ha il gioco che è di Topolin. Tanti soldi ha pagato questa Sega per fare questo gioco. E in TV c'è quel Gallarin che con Mastrota USA Today dice Topolin. E c'è, mi ricordo, una scena in cui Gallarini punta la pistola del Master System verso Giorgio Mastrota che non se l'aspettava. E lui fa prende una paura fottuta e dice: non mi puntare mai contro un'arma. E Gallarini gli dice: è un'arma finta. E Mastrota dice: ho paura lo stesso. È successo veramente, lo ricordo. C'è una puntata precisa. E se menavano un casino, che Okutono Ken 2 era un bel gioco, ma potevamo anche metterlo oggi nei giochi mezza Sega. E quando sento quelli che avevano un'amica che dicono: ah, lo sbatto, che bello, un capolavoro assoluto, Kenshiro, andate a fare un giro. Va bene. Ci vorrebbe, non c'è, non abbiamo, ci manca l'inno, purtroppo non è venuto l'inno. E l'inno in realtà secondo me vai con Mega Drive. Ah giusto, vai con Mega Drive. Un grande classico di Andrea Babic. Vai, 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 vai con il Mega Drive. Vai, 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 mega la tega. Sei mega figa, tu lo sai. Quando giochi nuda al Sega Mega Drive, Mega
Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive. Se tu me la dai, io ti do il Mega Drive. Se non me la dai, mi terrò il Mega Se non me la dai, mi accontenterò di una Sega e di un Mega Drive. Amici, buonanotte. È stato con noi Mattia Zavira Vanelli, Andrea Bisboc Babic, Fabio Kenobit Bortolotti. Tutti i mercoledì stiamo streamando In The Fessi in the qua face. Su Hitbox, su Hitbox, su Hitbox, su Hitbox. Seguiteci su Hitbox, su Hitbox con la dieresi, mi raccomando, perché sennò l'indirizzo è sbagliato. Qua su Hitbox. E settimana prossima, tra l'altro, Andrea Babic, facciamo una cosa che ci avete chiesto in molti, ossia una puntata di Outcast Sound Shower dal vivo, nel senso che la puntata di Outcast Sound Shower verrà non trasmessa in differita come facciamo di solito qua su Hitbox, ma verrà registrata in diretta e sarà una puntata su Team Fallin, il grande menestrello della storia della chiptune, e giocheremo appunto, non giocheremo a niente, giocheremo al farmi sentire la musica e a fare lo shower, Outcast Sound Shower. Quindi, faremo lo shower tutti insieme, ragazzi. Se non l'avete fatto, cliccate su follow. Domani tutto questo stream sarà in replica su Hitbox, ciao, su YouTube, su Facebook, su YouTube. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo e buonanotte. Ciao. Ciao. E come avrai intuito adesso,